partiamo, partiamo, partiamo. Sono sponsor anche stasera? Ma Ma sei senza chitarra? la voce? Non si sente? Senti adesso? Ma quanta roba c'è? Microfono? Ogni No, sera sei là. perché è venuto una ditta, si chiama Focusrite, e mi ha Ah, dato con delle schede audio. Sì, un altro sì. sponsor. Sì. Tefra un po' Però c'è una, sì, c'è una gabina alla Mike, buongiorno Tefra un po' lì. c'è un problema. Sì? Te lo posso dire? Sì, dimmelo. Ieri sera, se ieri pomeriggio abbiamo fatto la diretta, io ho Sì? detto che ho comprato una delle mie chitarre al negozio di Gabbani. E Sì? Nicolai Invece? si è arrabbiato. E quindi cosa ha fatto? Mi ha preso tutte le chitarre. E quindi non c'è la chitarra stasera? E No. come la facciamo la sigla senza la chitarra? Io c'ho l'ukulele del bimbo con due corde. Proviamo, Neanche quattro. no, prova un po' a suonare, prova, prova. Nicolai, Mi domani porta me via, le mi può riporti le chitarre, per favore. riportare le chitarre per piacere. Per Vai, vai, favore. vai. Sì. Suona, suona. Live dal divano. Ciao, ciao. Ciao 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 Non viene live male. dal divano. Non viene male però, eh. Magari se avessi altre due corde. Dal divano con l'ukulele di Alex Wights con due corde. Ancora? Riprova? Vai Ciao bene. ciao Intanto vorrei ricordare alla Nike l'indirizzo di No, casa. va, basta. Stai ormai hai superato ogni limite. C'è le magliette sponsorizzate, i microfoni, le chitarre, cioè. Schede audio. Le chitarre non ce l'ho più. Non vedo il nome, per non venire a bisogna prenotare. E certo, ormai il progetto è presentato in comune, quindi. Ciao. Sì. Partiamo, cominciamo. Possiamo provare, dai. Possiamo Chi ci abbiamo? provare. Chi ci abbiamo stasera? Capitano c'è, capitano. Capitano c'è. Doveva Un po' stanco. stava facendo un trattato, mi ha detto L'hai visto un po', l'hai visto anche te un po' stanco ultimamente? che stava scrivendo Un po' delle crovato. cose. Ci stava boh. Un po' stanco, sì. Allora, per il 24esimo giorno di fila, in Stiamo sempre diretta, peggio. sempre peggio, siamo un esperimento, abbiamo detto, di Angelo Gemignani che sarà con noi mercoledì prossimo e vedrete che faremo vedere anche gli elettrodi dove ce li abbiamo. Boh, continuiamo. Stasera è lunedì e lunedì l'abbiamo ormai deciso di affidarlo a Elenia che è con noi. Ciao Elenia, buonasera. Ciao. Ciao, Ciao. ciao a tutti, ciao. Sì, abbiamo Buonasera. fatto il format il lunedì di Elena, non so se è una cosa Lunedì di positiva Elenia. o no, ma io Faremo non c'ho niente da fare, quindi comunque no. anche le magliette, lunedì di Elenia. Sì, ci sta anche un brano, il lunedì di Elena ci sta bene. Senti Asta ce la fa, se fa la canzone, lunedì di Elenia. Io spero che una di queste sere me la faccia, Matt, la canzone degli Zen, così tanto per... Quella che vuoi, basta che lo dici. Si prepara, non la sai Dice ora. una che c'ha mio nome. Elenia, Scusa, wow, la stanza è scusa. vuota, la piazza è vuota, la piazza è Falla, vuota. suona, no? Falla, suona. Falla, falla, dai, ti prego. Ah. Tira fuori quell'altra, dai. Il programma è offerto da Oculele Leo. Ah, gliela fai la canzone? Non c'ho No. davvero la chitarra, non Ma c'ho dove davvero. c'è la chitarra? La porti via davvero? Okay. Vabbè, Vabbè, dai, allora tanto sarà guarda, tanto ora per un altro sì, lei è lunedì. gold top.
Allora, fa, guarda, senti, tanto ora lui fa finta di niente e va a dormire sul divano, no? Come fa sempre. Okay. Quindi, mentre vai a dormire sul divano... A metà puntata ve la faccio, ve lo prometto. Allora, prendi anche la fine, prendi la chitarra, la prepari e alla fine la canzone è pronta. Va bene? Mi piacerebbe molto, sì. Vai, okay, allora, vai. Ci abbiamo? Ah, non lo so, hai fatto te gli inviti. Dovremmo averti, secondo te? Allora, adesso dovremmo avere Francesca e Giorgia. Ok, Giorgia ce l'abbiamo. Ciao, buonasera. Ciao. Guarda, ce l'abbiamo. C'è anche Francesca? Vai, ecco. Ciao. Ok. L'audio di Francesca. Perfetto. Aspetta l'audio di Francesca. Francesca, prova a parlare. Si sente? Sì, si sente, vai. Okay perfetto. Mi hanno già spaventato che fosse un audio alla Grasso Peroni che dovrebbe arrivare, Alessandro. Io non l'ho capita perché non ho seguito gli ultimi aggiornamenti di Alessandro Grasso Peroni. Ha avuto dei problemi con la connessione, ha detto che oggi andava da Tiberi e faceva un casino, quindi vediamo. Ha fatto causa alla team, spaccato un computer e un telefono, più o meno. Buonissimo. Perfetto. La fase 2, come entriamo energici nella fase 2, vero? Poi dovrebbe arrivare anche Benedetto che ha detto che sta lavorando, te ci credi? Va bene, sì. Perfetto. Sì, poi a metà serata avremo uno switch e avremo altri due ospiti. Benedetto gli piace arrivare un po' dopo, farsi un po' così. Sì, certo, immagino, ma al solito è ritardatario nella vita. Vai, lasciamo a te. Allora, a te. Siamo qua dietro, se bisogno siamo qua. Sì. Io vado a imparare il brano, ciao. Ok, grazie Max. Allora, io, vabbè, insomma, questa sera ha più, come dire, lo stampo davvero di una serata tra amiche, perché poi, ora ne vedete solo due, però anche le prossime ospiti saranno comunque due amiche. Quindi Giorgia, che appunto io ho invitato sempre tutte in forma amichevole, quindi oggi quando ho condiviso questa bella iniziativa dicevo che saremo il meno professionali possibile nel fare questa chiacchierata e insomma ho dato dei toni un po' del tutto e del niente, cioè della serie siamo all'inizio della fase 2, abbiamo messo anche grazie alla live dal divano sul tavolo tutta una serie di questioni che continuano a rimanere anche in questa fase successiva, che io trovo molto simile alla fase 1, probabilmente perché a me poi sinceramente non è cambiato granché. Però ecco, uno di questi temi, quindi rimasto un pochino in sospeso, è la questione della didattica, però evitando magari di ritornare nella retorica della didattica a distanza sì, della didattica a distanza no, che ormai non ne possiamo più, però calarci in una dimensione un po' più intima, quindi proprio come se fossimo nel giardino di Giorgia, a raccontarci un po' come la stiamo vivendo. Quindi lei appunto è stata invitata perché nella vita è una maestra di scuola elementare, quindi abbiamo condiviso tanto insieme e mi fa piacere. Francesca, che oltre a essere Francesca è mia sorella, perché l'altra volta, nello scorso lunedì di Lenia, è stata tirata in causa senza esserne consapevole, perché io dicevo che mi dispiace molto, che di fatto mi dispiace molto vedere mia sorella che sarà privata dell'esame di maturità in quanto esame di maturità vero e proprio, no? E quindi ho chiesto a lei di intervenire, anche presulare un po' dalla sua persona, però per offrirci un po' un punto di vista anche dai ragazzi della sua età, che comunque io e lei abbiamo 11 anni e mezzo di differenza, quindi... Insomma, si sente, no, questa cosa, io non riesco a calarmi esattamente, anche perché io poi nella vita sono passata dall'altro lato della cattedra, quindi in questo caso sono più vicina a Giorgia e meno a mia sorella, però mi piacerebbe sapere un po' come la state vivendo, quindi chiederei prima a Giorgia, che è più grande quindi può rompere il ghiaccio, un po' come sta vivendo questo periodo, ma più che altro non tecnicamente, proprio emotivamente, sentendosi un po' chioccia dei bambini, come poi si sentono tutte le insegnanti, quelle motivate, quelle vere, a vivere un momento come questo, ecco. Vado.
Allora, in realtà beh, sicuramente un po' come tutti è sicuramente un periodo difficile, un periodo complesso. Se mi chiedi la prima cosa di come abbiamo vissuto la fase 1 e la fase 2, anche io come te non ne vedo le differenze, oltre al cambio degli armadi, ecco, a parte quello non è cambiato pressoché Certo, nulla. utile solo a tornare A a giornate. Esatto. Sì, esatto, quindi appunto nemmeno l'utilità del cambio degli armadi, quindi alla fine non è che poi è cambiato molto. E per quanto riguarda appunto quello che è il nostro lavoro, quello degli insegnanti, penso che in questo caso non sia proprio cambiato niente, perché purtroppo non c'è stato il tanto atteso rientro a scuola e non ci sarà nemmeno dentro l'anno. E quindi la prima cosa che diciamo che come insegnante viene fuori è un po' la mancanza. Come insegnante, ma anche come persona, cioè la prima cosa che cos'è? Ti mancano i bambini. E quello, soprattutto io che insegno in una prima elementare, è chiaro che la cosa che ti manca di più è proprio anche il contatto fisico, perché i bambini comunque arrivano, ti abbracciano, ti danno la mano, sono molto appunto affettuosi. E quindi la prima cosa Sì, che no, viene a infatti l'altra mancare è. volta c'era un discorso dove qualcuno diceva come può al bambino, soprattutto in prima elementare, dove si rende conto che comunque la sua personalità si crea in base al contatto con gli altri, essere privato della relazione, no? Cioè che effetti può avere? Perché anche su di noi lo vediamo, no? Roberto lo diceva anche l'altra volta, stavo facendo una passeggiata, ho incontrato una persona e di riflesso mi veniva da allontanarmi, no? Comunque cioè da mantenere questa distanza È qui. qualcosa di naturale a Non cui non so. siamo portati. Cioè, è naturale in quanto italiani, perché siamo molto fisici, anche banalmente nei saluti, e quindi, ad esempio, con i bambini, come se la devono vivere i bambini? I bambini sono stati privati del loro primario contatto, perché chiaramente più che esprimere i loro sentimenti a parole, a quest'età soprattutto, lo fanno abbracciandoti. Quindi, in un momento del genere, prima di tutto è venuto a mancare quello. Come poi la relazione coi pari, che soprattutto nel mio caso in prima elementare è quello che è, diciamo, un po' il centro di tutto l'anno, creare il gruppo. Però Sì, alla poi forse fine. perché magari anche l'imprinting con la maestra, no? C'è anche questa relazione stretta con la E diciamo che. maestra. Esatto, poi loro dicono, a volte dicono mi manca, mi manchi, però almeno ti vediamo. Tramite appunto Ok. il computer, è comunque un modo di relazionarsi, è un modo diverso, ma è l'unico, diciamo, modo che abbiamo in questo momento, ma come tra di noi, l'unico modo che abbiamo per vederci, che abbiamo avuto in questi mesi per vederci è questo. Quindi da una parte Ora comunque. no, vai, scusa. No, dicevo, da una parte comunque tentiamo di mantenere viva una relazione. Di creare una sottospecie di normalità. Ma è chiaro che soprattutto per i bimbi così piccoli è difficile da capire. Certo. Vabbè, ti tengo lì un attimo che poi ho delle altre domande da farti. Vai, vai. E così faccio rompere il ghiaccio alla Francesca. E invece, ecco, a lei volevo dirgli intanto di fare un po' un quadro generale, quindi magari ecco, di dire com'è il suo percorso di studi, che cosa si sta trovando a fare in questo momento, eccetera. E poi di spiegarmi meglio, perché io ve lo giuro, c'è una cosa su cui rifletto da giorni. E come si sta vivendo per i ragazzi che hanno la maturità, questo blocco di interruzione, ma proprio dal punto di vista cioè della maturità come step di vita, no? Non so che novità ci sono, quindi chiedo a lei di farci un po' un quadro generale, ecco così. Allora. Poi ho Ok. delle altre domande anche per lei. Allora, io studio al Liceo delle Scienze Umane di Marina di Carrara e al momento quello che si sa sulla maturità è che verrà fatto questo esame orale in presenza, per fortuna, perché in realtà si era partita con l'idea che questo esame fosse semplicemente un grande colloquio orale. Alla fine, dopo questa serie di cose che sono successe, si fa un esame in presenza. E è cambiato semplicemente il fatto che tutti i prof che prima dovevano essere esterni
sono interni. Quindi diciamo che è un venirci incontro in un certo senso, perché evidentemente con tutti i prof interni la situazione è molto più semplice. L'unica cosa che mi dispiace di questa maturità, vabbè, a parte che sono molto contenta di farlo in persona, perché sarebbe stato molto più triste, sinceramente, fare un grande colloquio orale così senza Anche contatto. perché poi voglio dire la maturità, scusa, anche di quella maturità, poi è proprio quando arrivi in fondo che chiudi quella porta e dici: ah, cioè, ho chiuso 5 anni della mia vita, cioè dalla prima che magari uno si fa un mazzo, cioè poi magari uno studente anche motivato, comunque uno studente che vuole poi crescere all'interno della scuola, no? E arrivi lì e dici: ok, adesso devi fare la maturità dal divano, cioè facciamo che io potremmo farla noi adesso. E te dici: cavolo, io tutte le esperienze che ho fatto prima, lo studio che ci ho messo prima, l'impegno che ci ho messo prima, dov'è? Più che altro, più che l'esame, è tutto quello che c'è dietro, cioè le tradizioni, 100 giorni, la notte prima degli esami, la cena, le spiaggiate, tutto questo. Cioè, l'esame, ok, è in presenza e si va bene, però è tutto il resto che poi c'è. Quindi così. Ma quindi faranno un colloquio orale sulle materie di studio o c'è una specie di tesina come succedeva Allora, esattamente 11 anni fa, quando la facevo io? da quello che si dice non dovrebbe essere una tesina, però questo esame consiste in un punto di partenza accordato con tutti i professori e quindi di conseguenza poi tu ti fai i collegamenti. Sarebbe una sorta di tesina orale. Ok, Sì. cioè, di tesina morale, Eh detto. sì. Bello, sì. No, è interessante questo passaggio. Scusa, e i tuoi amici, compagni, cosa c'è? Cioè, te sei così calma? Perché tanto dopo lo so che Roberto, che ora è dietro le quinte, ti farà la stessa domanda che ha provato a fare a noi in qualità di giovani, no? Ma forse noi giovani, non, sì, però non così tanto. E ti chiederà: ma perché non ti incazzi? Quindi questa te la faccio chiedere a lui dopo, perché è sempre valida. Eccolo. Incazzati. Esatto. E a quel punto io te l'ho portata, dico: guarda, Francesca, Roberto ti chiederà perché non ti incazzi. E secondo No, me io a credo. 18 anni ci sta la tua domanda. Ma non mi incazzo io personalmente, perché, vabbè, perché non ci si può fare niente, cioè è così. E alla fine uno si accontenta, cioè nel senso, a me basta anche soltanto fare l'esame in presenza, quello è il mio punto fisso. Cioè, Sì, mi lui sarebbe. diceva, lui la metteva però in un'ottica di glielo te Roby, No, cioè non è allora, a legato all'esame. parte che io quest'anno festeggio i 30 anni della maturità, e quindi stavamo in programma, quindi, sul 30 anni è caduta. Andata via. si è scollegato Vabbè. il computer, vediamo se rientra, almeno gli faccio la domanda. Comunque La stai impostorizzando tua sorella, non la stai trattando bene. no. No, io Stai facendo delle domande che probabilmente non gli fai quando siete da sole, la stai mettendo anche un po' in difficoltà, secondo me, eh? No, ti dicevo, Francesca, no, che a parte io festeggio 30 anni della maturità quest'anno, e tra l'altro con un gruppo di amici che di compagni che ci sentiamo regolarmente, abbiamo una chat di gruppo e siamo sempre andati a cena, e quest'anno dobbiamo fare la cena dei 30 anni, però la faremo a settembre. Anche quello che diceva Elenia prima, che probabilmente poi dopo negli anni della maturità sono quelle cose che dicevi te prima, cioè che all'inizio si può anche festeggiare perché la scuola si è chiusa un mese, 2 mesi, però viene a mancare tutto il contorno della scuola, che sono quello che poi negli anni ti ricordi, la gita, stare insieme, incontrarsi. Una volta anche Salarra, la scuola ora con i registri elettronici non si può più fare. Se no, non avrei imparato a giocare a biliardo se non avessi salato a scuola, ma tante tante altre esperienze, le prime uscite la sera e poi quello che c'è legato alla maturità e poi la soddisfazione quando tutto è finito, l'estate della maturità. Quindi questa è la cosa che vi mancherà secondo me molto, e quindi è un rapporto che con i tuoi amici come riesci a compensare? No, quella sei incazzata non gliela faccio. Ok.
Forse dopo gliela faccio. È buono stasera. Ma con i miei amici più o meno anche loro la vivono come me. Cioè all'inizio sì, sei felice perché magari dici ma riesco a organizzarmi meglio con lo studio, così. Però alla fine anche il contatto con gli amici, con i compagni ti manca, nonostante poi nella stessa classe non è che andate molto d'accordo. Però insomma, ecco, così. E poi è proprio brutto poter raccontare la quinta come l'anno della quarantena, cioè la quinta di solito appunto è una cosa che si racconta, cioè, in cui succedono molte cose, in cui cresci, e quindi cioè, è triste a un certo punto di vista raccontarla così. Però siete anche i primi che nella Sì. storia rimanete i primi che hanno fatto la maturità in questo modo, quindi chi lo sa. Tra l'altro, mia sorella stava anche, quando c'è stato lockdown, stava anche prendendo la patente. Quello Quindi, è anche peggio. cioè, due cose contemporaneamente mi blocco totale. Quella virtualmente sarà dura a prendere, si stanno già attrezzando anche lì, non so, con qualche videogioco forse per fartela prendere. Era No, difficile. però io mi ricordo per esempio che avevo, appunto lo dicevo anche l'altra volta, per me la quinta è stata l'anno del legame con la mia insegnante, quella che mi ha magari spinto poi verso la mia carriera, perché si diventa più adulti, cioè si ci rapporta anche con gli insegnanti in maniera no, quasi alla pari. E quindi fa proprio bene quell'anno lì perché si segna. Per cui io non riesco a digerire, paradossalmente più io forse di lei, perché magari io l'ho vissuta in un certo modo, a dire, lei questa fase non ce l'ha, arriverà all'università e senza aver praticamente proprio sbattuto la porta del liceo. Sì, ma più che altro, come dici te, cioè, tutti penso che abbiano nella mente il ricordo di quando hanno finito l'orale della maturità. Cioè, è una cosa che ti rimane troppo impressa. Magari non ti ricordi come è andato l'esame, non ti ricordi nemmeno cosa ti hanno chiesto, ma ti ricordi il momento in cui ti alzi e li saluti ed esci dalla scuola, cioè il momento in cui sono uscita dal liceo, proprio fisicamente dalla scuola, e te lo ricordi, è una cosa molto bene. è proprio, ma poi è proprio il primo esame, secondo me. Sì, Ecco. io È me lo proprio il primo ricordo. esame Ma vero. invece la vita più della serie, non lo so, proprio la vita relazionale, a parte la scuola, dicono, cioè il mondo di un diciottenne, che comunque entra, esce di casa, in casa mia no, però comunque entra, esce di casa, magari va a ballare, magari sta fuori, magari è fidanzato, magari, insomma, tutta questa componente, che comunque è una componente relazionale fortissima, 18 anni, fortissima. Dico, com'è? Come funziona ora, oltre a dirmi siamo a casa e va bene così? Funziona con le videochiamate, però poi arriva a un certo punto in cui tu pensi anche di quello. Cioè, è chiaro che è molto diversa la cosa, molto molto diversa. E poi soprattutto è brutto pensare che questo era, cioè, sarebbe stato il nostro anno alla fine, contando i viaggi, contando tutto. Credo che tutti i miei compagni in generale abbiano avuto un sacco di progetti per quest'estate, andare a ballare, fare festa, e quindi è triste anche questo. Non ti, non mettiamola troppo in tristezza, tirati su. No, Sarà modo vabbè, per recuperare, non ti preoccupare, spero. Vediamo la fase 3 e 4 come sono. 5, 6, esatto, sì, esatto. vediamo quanti Invece ne ora abbiamo. volevo chiedere una cosa a Giorgia per fare un po' di rimbalzo. E volevo dirgli se ha notato invece dal punto di vista proprio delle famiglie, delle famiglie che fanno supporto a questi bimbi, un appoggio o un'incapacità, perché poi la cosa bella di questa, io ve lo dico perché lo sto vivendo io sulla mia pelle, no? Cioè, che la famiglia che ha sempre detto è colpa della maestra, poi a un certo punto arriva quando tocca a lei, no? Dice, adesso da dove comincio? Sì, Ma sì, sì. in tutto, no? Magari nei capricci dei bambini, magari nelle difficoltà, magari nel supporto invece. E altre famiglie invece che magari hanno sempre lasciato andare, poi si sono trovate a riportare proprio no? A dare proprio forza ai bimbi. Quindi lì com'è la relazione figlio, maestra, famiglia?
Secondo me, da una parte, per alcune famiglie c'è stata una presa di coscienza. Ora non parlo nella mia classe in particolare, però in generale delle famiglie che si sono trovate in casa 2 mesi con i bambini a dover seguire le lezioni online, hanno avuto una presa di coscienza di quello che poi è di fatto. No, scusa, no, sono nelle chat di classe, io sono in due chat di classe, quindi puoi immaginare. No, appunto, si sono resi conto di poi quello che c'è forse dentro una didattica, se poi così la vogliamo chiamare questa didattica a distanza. Banalmente, penso a mia sorella che mi manda i messaggi al pomeriggio quando deve far fare i compiti a mio nipote e mi scrive: io non voglio fare la maestra. Cioè, un genitore che si trova magari nel ruolo dover insegnare, poi chiaramente qua si evidenzia tantissimo quella che è la relazione madre-figlio o padre-figlio e la relazione tra la maestra e il bambino, cioè è proprio una questione di ruoli, cioè il bambino non accetta che il genitore gli dica cosa fare. Se glielo dice la maestra, quante persone ho sentito che mi hanno detto, abbiamo fatto mandare dei messaggi WhatsApp dalla maestra per dire guarda che devi farli sono i compiti perché il genitore e il bambino non dava retta. Cioè è proprio una questione di relazione di ruolo, cioè dalla maestra lo accetta il bambino. Dal È genitore. importante, comunque, è importante. Cioè, serviva forse questa cosa anche, Sì, è no? molto Perché importante secondo me. È molto importante perché io mi sono resa conto che poi chiaramente abbiamo di fronte dei bambini che adesso poverini sono 2 mesi che sono chiusi in casa e si ritrovano a dover sentire la maestra che blatera dal computer. È pesante, è pesantissimo per loro. Però nonostante tutto, secondo me sono anche molto più flessibili di noi. Io vedo i miei che nel momento in cui gli dico facciamo pausa 10 minuti, per loro in ricreazione si urlano per dirsi guarda questo è il mio gioco nuovo, cioè cercano comunque una relazione col compagno, capito? Quindi loro sono più flessibili, però sicuramente le famiglie da una parte sono di supporto incredibile, perché poveracci, sì, magari anche chi ha più figli si trova a doversi districare tra piattaforme diverse, compiti che arrivano a volte su WhatsApp, a volte per email, a volte col piccione viaggiatore, uno col tablet, uno col telefono e l'altro col computer. Chi fa smart work, cioè sono sotto pressione in maniera incredibile, quindi povere famiglie in questo periodo. Però secondo me hanno avuto una presa di coscienza anche. A volte quando si dice, magari durante le udienze, uno racconta com'è il bambino a scuola e in genere il genitore dice no, no, a casa è un'altra persona, in bene e male. Però poi dall'altra parte adesso invece lo vedono, vedono tutto. Certo. Sì. E invece scusa, su... No, Robby, dimmi se volevi dire No, qualcosa. io ho l'impressione, no, chiedo a tutte e due, anzi a te e tre, anche te, Elenia, ho l'impressione che siamo arrivati in questa situazione impreparati, ma secondo me non impreparati dal punto di vista tecnologico, proprio dal punto di vista mentale, no? Perché io faccio parte, guarda, sono sempre marcesini stasera quando racconto la sua vita passata, no? Cioè, faccio parte di quella generazione che io ho fatto la tesi di laurea, che praticamente andavo dal professore a presentargli le cose e lui mi diceva: te le correggo, poi ritorna a prendermi. Io gli ho detto: ma potrei mandargliele per mail e lei devi spedirmi. Ma no, non l'ho mai fatto, potremmo farlo. Cioè, sono stato proprio in quel momento in cui arrivava internet, e se avevi voglia di conoscere, di usare il computer. E all'epoca c'era una differenza netta tra quelli che sapevano usare il computer e quelli che proprio se ne fregavano, no? Che non lo sapevano usare. Con l'avvento degli smartphone, praticamente hanno cominciato a usarlo tutti, andare in rete, le cose. Tante persone probabilmente sanno usare uno smartphone, ma non sanno proprio nemmeno usare un computer, probabilmente. Quindi c'era un particolare gap. E quindi con gli smartphone sono riusciti a fare di tutto, giocano, app, cose, eccetera, e non riescono però a capire come utilizzarli, per esempio, per la scuola. La stessa scuola che aveva gli strumenti, probabilmente per potersi già organizzare in un determinato momento ha sempre rimandato questa cosa fino a trovarsi in questa situazione, fino a trovarsi all'inizio probabilmente anche a dire: vabbè, tanto fra un mese riapriamo, è inutile che stiamo a organizzarci. E quindi le cose, cioè piattaforme diverse, sistemi diversi, chi manda per WhatsApp, chi ti fa collegare in un modo e io non sento, professore, non sento, non riesco a collegarmi. Cioè, quando siamo riusciti anche noi a fare una cosa su internet, credo che. E tutti i nostri figli seguono canali YouTube tutti i giorni, quindi credo
credo che sarebbe stato molto, molto, secondo me, molto facile poter partire subito. Cioè, c'è questa, si vede questo gap di conoscenze che a volte è proprio di una semplicità poter farne queste cose, che sembra quasi che anche da parte degli insegnanti, che alcuni sono forse anche un po' indietro anche loro come aggiornamento, cioè c'è tutta una serie, i genitori da una parte, gli insegnanti, tante volte e anche poi anche dei problemi dal punto di vista economico, perché ci sono delle famiglie numerose che hanno uno strumento per poter fare le lezioni e tutto questo, quindi c'è un insieme di cose che ci ha portato a questa situazione. No, no, ma io lo dico sinceramente e mi trovo d'accordo, perché per esempio per i miei corsi per adulti, anche a me mi hanno detto, Elena, ma sai, no, organizza il corso per adulti online, perché tanto adesso lo fanno tutti, comunque così. Io non nego, però questo è un discorso con cui dopo entrerò magari anche con le altre due partecipanti, che a me sta cosa, che io devo organizzare il corso online, cioè un po' mi fa rimanere così. Ah, perché comunque ho paura che non funzioni, cioè quindi ho questa mancanza di competenza della serie, ma come lo faccio? Lo faccio in streaming perché è più semplice, preparo la lezione, mi registro, però poi non c'ho il supporto adatto, però poi non so se sono capace, eccetera. Dall'altra parte sono ancorata alla visione della classe, che sia di ragazzi che sia adulti, diretta, no? Te lo sai bene com'è che funziona. E dall'altra parte, terza motivazione, mi sento un po', se io devo lavorare, lavoro fuori, penso, di casa. Cioè, ho ancora questo capito? Non mi sono abituata all'idea della serie, mi porto il lavoro a casa, quindi lavoro dentro la mia routine. Ma sono abituata che quando lavoro, lavoro fuori. E quindi mi riesce difficile mettere su una cosa che in realtà probabilmente è banalissima, perché non si fa altro di fare la stessa cosa ma su una piattaforma, e lì creo lontananza, chiaramente, ovvio, magari diminuisco un interesse verso chi invece me l'ha chiesto e mi ha detto no, però tu prova, fallo. E questo non è un comportamento, cioè in serio, anche un insegnante dovrebbe dire lo volete, voi siete i miei alunni, io ve lo faccio. Però anch'io mi trovo a vivere situazioni contrastanti, perché non ho confidenza, perché non mi sento a mio agio in questi termini qui. Quindi, e voglio dire, ho 30 anni, capito? Quindi magari immagino che forse già dalla mia età in avanti le difficoltà sono molto grandi, proprio nel prendere confidenza in questa cosa, che ci sembra sempre temporanea. Cioè, ci sembra sempre qualcosa che noi non tanto non la organizziamo, perché tanto finirà. Cioè, vivo questa debolezza di questo strumento. Cioè, lo usiamo ora perché è così, perché è una contingenza, ma in realtà non ci crediamo davvero. Cioè, lo stiamo facendo perché è l'unica mossa possibile, no? E quindi forse ne risento un po'. Non so se ci può stare come ragionamento. Sì, ma c'è anche da dire che, ad esempio, all'inizio, almeno le prime due settimane di quarantena, quando sembrava, ma sì, si riapre i primi di marzo, parlo della didattica a scuola, non è partita subito, pareva due settimane, quindi, due settimane di vacanza piovute dal cielo, cioè, era quello. Poi dopo, quando da marzo abbiamo visto che la situazione, poi soprattutto i primi di marzo, che era veramente pesante la situazione sanitaria, allora c'è stata una corsa a attrezziamoci, cerchiamo degli strumenti, cerchiamo dei materiali, dobbiamo recuperare. Poi un po' l'ansia è venuta forse anche dal dobbiamo fare, rimangono indietro. E quindi ognuno si è un po' organizzato, anche perché inizialmente non è che sono state date delle direttive, non è che ci sono delle direttive proprio ufficiali. Senti, guarda, ma invece da settembre cosa si preannuncia? Allora, so che ti fa piacere. Sì, è un tema caldo che a me mi si tappa un attimo. No, allora, l'ipotesi che è uscita ieri è già stata ritrattata dopo che ieri sono impazzita. L'ipotesi che è stata detta ieri è di questa classe mista, dove le classi non devono essere più di 15, e quindi oppure
metà della classe viene divisa, quindi 7 vengono a scuola e fanno lezione con me in presenza, gli altri 7 mi seguono da casa al computer. Allora io ho iniziato a farmi prendere un attimo dall'agitazione mi sono immaginata in questa classe con 7 bambini e gli altri a casa al computer. Allora, io faccio didattica a distanza in queste ormai mesi, seduta su una scrivania davanti al computer come sono adesso con voi, e non mi muovo e vi guardo. Ma se ho una classe con dietro 7 bambini, io di sicuro non guardo voi, devo guardare i bambini, perché se succede qualcosa io non li guardo banalmente, parlo anche di un semplice problema di sicurezza. E poi come fai a garantire la stessa tensione? Come anche fisicamente, come pensano che possa funzionare? Poi ho capito che c'è un'emergenza sanitaria e ok, ma non nel concreto questa ipotesi non la vedo bene. Cioè è una cosa che mi fa anche un po' arrabbiare. Attualmente non ci sono altri scenari possibili? No. Hanno detto che ne stanno prendendo in considerazione altri, visto che ieri questa ipotesi è stata fortemente criticata un po' da tutti, perché Ok, però non sanno nulla di certo, ecco. pensano o assumono più personale e quindi le classi devono essere ridotte, quindi meno bambini nelle classi per garantire la distanza di sicurezza, però stiamo comunque parlando di una scuola dove è fatta di relazioni umane, la scuola è fatta di persone. Cioè, una ricreazione, come te la immagini te? Una ricreazione con la distanza di sicurezza di una scuola con 200 bambini. Sì, no. Non abbiamo delle scuole così grandi, non siamo. Cioè, le scuole in Danimarca hanno riaperto da un mese, tra un po', ma loro è tutta un'altra ottica. Cioè, io ho fatto un Erasmus in Danimarca. E i bambini entrano a scuola d'inverno con la neve, con le tute da sci, a ricreazione, senza che nessuno li guardi, prendono, si infilano la tuta a 3 anni e vanno fuori con la neve, con la pioggia, e un'altra mentalità. Noi nella scuola italiana non è possibile. Però. Allora, vediamo se dovrebbe, allora, vediamo se ha risolto i problemi di connessione o se distrugge il computer. Ale, buonasera. Buonasera. Ciao Hai distrutto. a tutti. L'hai picchiato Tiberio oggi. No. No, non ci sono andato. Hai Mi risolto sono da solo. appiccato, ho detto diamo un'altra possibilità. Buonasera, Per buonasera, buonasera. ora c'è Insomma, un po' di ritorno, stavate. però va bene. Sì. C'è un po' di ritorno? Già? No, va bene, ti sentiamo, sentiamo. Ci hai Insomma, sentito, non mi Ale? sembra che stiate parlando bene. Non mi sembra che stiate parlando. Ah, non ce la fai, sei bloccato. Ah, Vabbè, niente. intanto ho fatto una domanda a mia sorella di quelle semplici semplici, Non cioè fargli delle domande. volevo sapere se, perché il tema che ha affrontato Giorgia è importante, no? Sotto, bisognerebbe riprenderlo da un'idea di punto di vista. Invece volevo dire, ma quindi a casa come si, invece a casa come si sta? Cioè, cosa hai fatto? Mi hai occupato 2 mesi di fermo, oltre allo studio, perché tanto che studi non ci crede nessuno, perché da che mondo è mondo, un Non 18enne è non che studia puoi attraverso. indagare su cosa ha fatto utilizzare No, l'Erasmus però per dire che Milano magari hanno per sapere cosa ha riscoperto. fatto la sorella, cioè. Magari hanno riscoperto qualche piacere, non lo so, alla lettura, se sei informata, se hai iniziato a cucinare, se hai litigato con i tuoi Lavorare la genitori. maglia, lavorare la maglia, fare queste cose. Lavorare la maglia. Sì, esatto. Non lo so. All'inizio, quando proprio ero nata questa cosa, le prime 2 settimane me le sono prese proprio tranquilla, cioè non ho fatto assolutamente niente. Poi dopo mi sono resa conto che forse era arrivato il caso, il momento di fare qualcosa, e quindi niente, ho iniziato a studiare davvero. Ho iniziato a studiare, leggo, poi cioè, sono fortunata ad avere un giardino, quindi anche adesso che c'è il sole si sta fuori, così. E niente, studiare diciamo che è l'ultima delle mie preoccupazioni adesso. È l'ultima delle tue preoccupazioni. Sì, anche se non dovrebbe, però lo è.
Sì, è difficile dire che anche se non dovrebbe, cioè io provo anche a mettermi un po' nei loro panni, cioè, boh. Comunque è una questione quando sei a scuola, no? Te hai una specie di ansia positiva, che si chiama ansia positiva, che è quella che ti fa dare il meglio, cioè senti la scadenza e inizi a macinare, no? E dici, ok, faccio una performance, un'interrogazione, un compito, qualsiasi cosa. Un'attività sociale, quello che vuoi, perché comunque poi so che lei, così come altri, hanno preso parte ad attività sociali diverse, insomma, quindi sono anche magari impegnati fuori dalla scuola. Però dico, poi la scuola non c'è. Cioè, io sono continua dell'idea che in realtà non c'è, perché i bimbi questa pressione, anche positiva, non riescono a percepirla. E quindi viene da dire, non so Ma se non se. dici che Geniale. anche i maturandi questo patto se non lo provano? Lei è maturanda, non so. Sì. Chiediglielo. Sì, cioè nel senso, non c'è molta motivazione in questo momento. Perché ad esempio anche le interrogazioni, cioè non è l'ansia che si prova con queste interrogazioni non è l'ansia delle interrogazioni in classe. Quindi c'è tutto un altro approccio allo studio. Uno lo fa perché sa che c'è questo esame finale, sa che deve improvvisare, deve parlare, però l'ansia non è più la solita, cioè almeno per me. Giorgia? No, stavo in realtà ascoltando quello che diceva Francesca e per quello che dicevo la motivazione è un'altra. Cioè se poi serve, nel senso, non so, Fra, magari dimmi anche tu, cioè, se tu ti prepari e fai l'interrogazione ma dici non ho la stessa ansia, però poi alla fine dici però ho realmente appreso, ti dico vabbè, allora alla fine va anche bene, però se manca la motivazione, cioè quello è il problema. Di questa cosa qua, non ti sembra di essere a Ma scuola, cioè non è che ascoltate, no, ascoltate, ma la motivazione finora dove la trovavate e qual è la cosa che vi manca realmente in questo momento? zero. Bella. La motivazione, vabbè, l'ho sempre trovata perché comunque a parte tutto io ci tengo a fare questo esame, cioè ci tengo proprio comunque ad avere una maturità normale. Però comunque la motivazione te la davano anche, ad esempio, un voto, il voto in generale, che non è il solito voto che c'è adesso, perché ad esempio nel mio caso, cioè, molti voti, ora non voglio fare la criticona, però molti voti vengono dati un po' così alla leggera, quindi anche i prof che da sempre ti hanno motivato, ti hanno fatto sudare questo benedetto voto, quindi cioè, è un po' anche quello che Cioè, la fai valuta. un esempio, fai un esempio di voto dato così alla leggera, cioè l'interrogazione telematica in cosa consiste? Te lo dicono prima, un'interrogazione programmata, Francesca, domani ti interrogo, preparati, oppure esiste ancora, io avevo un Tutti professore i foglietti sotto, tutti i cattivissimo, foglietti sotto, io avevo un professore cattivissimo che ogni volta che entrava in classe creava un clima di terrore totale. E lui rifiutava sistematico le interrogazioni programmate, era inutile. Noi avevamo, come ci sono in tutte le classi, quelli più bravi che si prestavano volentieri, oh, c'erano i professori che accettavano, lui no, e si divertiva perché sapeva benissimo che se diceva il mio cognome, 9 su 10, chiedevo di tornare domani, la prossima volta o mi dava il preparato o mi dava due diretto. E quindi, siccome come me ce n'erano 4, 5, barra 6 o 7, si divertiva a tenerci su. Queste cose qua esistono ancora. Sì, Sì? però ecco, ora forse è un lato positivo che anche quei prof che prima facevano paura, che magari entravano in classe e decidevano così di interrogare, alla fine ora ti vengono incontro, cioè che è un bene comunque. Però ad esempio ci sono compagni di classe che, esempio, nell'interrogazione di filosofia, noi abbiamo questa prof che è molto rigida con i voti, ok?
ultimamente appunto fa queste interrogazioni, la telecamera è spente, così, tabella leggera, e magari dà voti che, cosa ne so, quello che ha sempre fatto scena muta probabilmente non si sarebbe proprio meritato. Ecco, quindi magari è anche un po' ingiusto nei confronti di chi tutto l'anno si è impegnato per prendere quel benedetto 7 che non sale più del 7, 7 più, e quindi così. Però alla fine secondo me è giusto. Giorgia? No, sto pensando, è anche difficile che magari, mi immagino sempre la figura dell'insegnante che dà l'insufficienza e poi si chiede e come lo faccio recuperare? E quindi nel dubbio allarga. Certo che non è giusto, ma è anche l'anno della maturità. La maturità c'è sempre il rovescio della medaglia quando vai a vedere anche i quadri, no? Cioè, quelli che non sono mai andati bene alla maturità, stai tranquilla che faranno il botto, prenderanno il massimo. Cioè, sarà una cosa. È così, è strana la maturità, non è. Ma tu lo dici per una questione automatica non avvalorata dagli elaborati, dalle interrogazioni, o perché c'è chi nel momento dell'esame riesce a dare improvvisamente il meglio? No, c'è chi riesce a dare improvvisamente il meglio e poi chi ha fatto la maturità lo sa, c'è anche chi copia molto bene. Copiare è Tranne io, un'arte, eh? avevo un compagno di classe che non mi ha passato neanche veramente il centesimo. Cioè, Io ero io prima sono fino a tutte uscita le prove. dall'esame di matematica con 5 quindicesimi. Il mio professore di latino è venuto da me e dice: ma come hai fatto a prendere 5 quindicesimi di matematica? Dico, ah, perché non l'ho mai studiata. Secondo, perché lui, il mio compagno di banco, non mi ha passato neanche niente, ma Ma zero. Quindi, il cioè, professore perché? riferisce che il tuo compagno di banco ha anche utilizzato l'epiteto stronzo, è vero? Io Ale, se ti interessa, io quando ho fatto l'esame di maturità, il giorno dopo ero in 8 colonne sulla nazione. Ricordamelo un Ricordamelo un po'. po'. Ero in 8 colonne sulla nazione di Ma Carrara. no, ho Ho capito, ma cosa avevi fatto? fatto che, vabbè, a parte con il mio complice che è Riccardo, quello che è qua ogni tanto, che era in classe con me. Noi, dopo aver fatto gli iscritti, siamo partiti in ritiro a Berceto, dove lui aveva una casa, dove siamo stati 15 giorni senza praticamente fare niente, se non andare per funghi, fare delle gran bistecche e tutto. Siamo tornati giù per l'ora. Io sono stato il primo, Salsicce, vino rosso. c'era Italia 90 all'epoca, e sono stato il primo ad essere interrogato del primo giorno. Sai che i giornalisti vengono a fare le interviste. Sì, E io ho sì. fatto il mio esame, quando sono uscito. C'era il giornalista che mi chiedeva le cose e io, c'era Riccardo e mi ha detto: mi sembri Totò Schillaci. Io ho commentato alla Totò Schillaci. Sono molto contento, dedico questo esame a Palermo. E il giorno dopo il titolo era I mondiali di calcio all'esame di maturità. Poi per No, ma hai venire fatto. precisamente, a sera ero la partaccia con gli irlandesi. Io credo di essere tornato a casa dopo 2 giorni, che c'erano i tifosi irlandesi la partaccia. Ma hai fatto venire in mente, a proposito, forse Ilenia c'eri anche tu, da giornalista l'esame più incredibile della maturità a cui ho assistito è di Marco Lorenzo Baruzzo. C'eri? Io non c'ero, non c'ero. Comunque, Marco Lorenzo Baruzzo, studente modellissimissimissimo, circa 100, era una maturità classica, mi pare. Oltre 100 persone tra studenti e adulti, era un evento per la scuola, liceo Parentuccelli di San Carlo. Certo. E tutti hanno assistito a questo ragazzo che a braccio ha parlato di tutto senza neanche attendere una domanda, quasi. Il presidente ha presentato in maniera molto importante, e lui era andato, ha parlato circa 1 ora e mezza, collegando, spiegandosi, strappando applausi, con citazioni colte, una cosa meravigliosa, al termine della quale questi docenti si sono alzati, il presidente, mi ricordo, era commosso,
per questa performance incredibile. Poi Marco, che abbiamo conosciuto anche bene, poi dopo con l'associazione Legalité Libera, insomma, un ragazzo insieme a Elenia, io già quando loro avevano 17 anni li definivo la parte migliore della nostra società, quindi non mi sono sbagliato per quanto riguarda la Val di Magra, la provincia di Spezia. E lui è sempre rimasto coi piedi per terra, poi rispetto a queste sue grandi doti, capacità, un'eloquenza straordinaria. Ti ringrazio, Sì, Robby, per grazie. avermelo fatto ricordare. Ecco, invece voi, Francesca e Giorgia, siete birichine nello studio o vi applicate e portate a casa? No, ma era una, volevo La essere una battuta, se tu la Giorgia è prendi. una maestra, Insegna, la Giorgia è Giorgia, una maestra. insegna. Ah, scusami, Giorgia, Sono vecchia io, vedi? lei è la giovane. Ecco, quindi signora maestra, come la giudica questa ragazza che dice che gli insegnanti, insomma, danno i voti un po' così alla Carlona? Con tutto rispetto, Francesca. Sì. E salutiamo i tuoi insegnanti, Fra, che ci stanno sentendo stasera. Esatto, che domani ti daranno 4 su tutte le materie. Questo. Salutiamoli e ringraziamoli per... Dammi qualche nome che gli giro la diretta. Ma no, Esatto. ma penso appunto che secondo me si trovano davvero in difficoltà, cioè stanno cercando di andare incontro e di dare una mano. Io penso che anche il professore più severo non saprà come fare, secondo me. Cioè, si trovano tutti in difficoltà di fronte all'interrogazione di quinta a maggio di quello che non ha mai studiato tutto l'anno. No. Forse troppo sette, ti dico. Se davvero ha fatto scena muda, gli è andato sette, forse fin troppo, però magari davvero hanno il problema di come lo recupero. Perché non so come fate a fare tipo gli scritti, queste cose qua. Sono test, però anche lì, Cioè, cioè, test di che tipo? Fai un esempio. sono, non lo so, magari c'è questa piattaforma in cui viene messo questo test, c'è una scadenza, entro ad esempio un'ora, tu devi completare questo test che può essere a crocette, oppure può essere un elenco di domande che tu devi scrivere e rispondere in Word e poi mandarle entro la scadenza. Domanda e risposta secca oppure esempio, dove è nato Cristoforo Colombo? Genova, Varazze, Torino e devi scegliere. Dipende, cioè quelle a crocette sono così, poi ci sono domande in cui tu devi spaziare. Cioè, quando è stata fondata Roma non ci sono le possibilità. Anno di fondazione di Roma, se esistono ancora questo tipo di domande. Ok. Dice. Cioè devi dire tu quali sono. Qual è? Ecco, ma come si vive da studente oggi? Non soltanto nel coronavirus, ma nel periodo del coronavirus, ma in generale. Non lo so, a me viene in mente una delle ultime volte che sono stato al Parentuccelli per un fatto eclatante quando ci fu quel ragazzo che per scherzare Strike. aveva diffuso lo spray al peperoncino e aveva perso il controllo. Ecco. Cioè, succedono queste cose di frequente, poi la scuola le fa, insomma, le seppellisce appena può, le butta la polvere sotto al tappeto, oppure è un ambiente che, come tu lo definiresti, per esempio? Allora, partendo dal fatto che la mia scuola è per la maggior parte una scuola di donne, di femmine, di ragazze, cioè è proprio raro vedere dei ragazzi nella nostra scuola, quindi le cose che succedono sono tipo crisi isteriche oppure attacchi di panico o cose così, cioè queste cose qua gravi in un certo senso non succedono, però ecco, rimangono, cioè nella storia della scuola, ognuno se le ricorda. Per Vengono esempio, tutti. senza dire nomi, cosa è successo? Senza dire Ma nomi e cognomi. non lo so. Ora che mi ricordo, vabbè, gente, ma le classiche cose, gente che fumava in bagno, gente che schizza con i professori, che danza nei banchi, cosa che è successa realmente in classe mia e così.
E okay, salutiamo anche i compagni di classe, Francesco. Anche i compagni le compagne. Gioca tu, si gioca tu. Invece Giorgia, i genitori, i genitori vengono a sindacare sui voti. Io ho molte testimonianze dei miei coetanei che hanno a che fare con genitori veramente agguerriti, forse anche irrispettosi del ruolo dell'insegnante. Com'è la situazione? Anche tu non fare il nome e cognomi, però ora, se vuoi, se hai degli episodi da offrirci. Ma in realtà a me personalmente non è capitato che contestassero dei voti, però nonostante io sia alla scuola primaria è frequente che i genitori anche nella pagella finale si vadano a lamentare di voti, cioè magari perché si aspettano di più o perché vogliono vedere magari tutte le verifiche fatte nell'anno per vedere da dove arriva quel voto, perché magari non tutti mandano i voti a casa sul diario, cioè insomma stiamo parlando della scuola primaria sempre, quindi dentro un voto ci sono tante cose, non è che c'è una verifica, non è un voto come alle superiori che segni sul registro interrogazioni orali e scritte, dentro un voto finale c'è tutto, ma come in realtà in tutti gli ordini della scuola. Però sì, certo che contestano, ma contestano tutto. Cioè rispetto, io vedo una differenza abissale tra quello che era magari quando andavo a scuola io, alle elementari e adesso, ma penso tutti gli, in realtà già contestano anche tutto alle elementari, contestano sì, tutto alle elementari, cioè. Sì, tendenzialmente si possono lamentare su qualsiasi cosa, a volte anche su cose che non... Ale, proprio figlio deve essere il migliore sempre, questo sì, esatto. Ma io non lo so se avevo avuto dei genitori. Cioè io cioè, in realtà è cambiato. Però io ero uno che prendevo, se prendevo 4, la risposta era: hai preso 4, vuol dire che te lo meritavi, studia. E, certo. Io mi ricordo sempre che ho preso 3 di latino, 3 di latino alle superiori 5 giorni prima del mio compleanno, finito. Cioè, il compleanno quell'anno non è esistito. È stata la festa. La festa, ma sono stata veramente chiusa in casa forse un mese a studiare latino, non è che andava sul leggero. Adesso nel senso, mi sembra che sia, insomma, tutti lo sanno che non è più come una volta, nel senso che il genitore tende a contestare e a mettere sempre in discussione quello che è dall'altra parte. No, non tutti, chiaro. Questo l'abbiamo capito, ma questo è il dato di fatto. L'individualismo totalitario, però. La vincita. No, sono d'accordo, Roby, ma quello che non capisco è perché è cambiata l'idea? Perché l'autorità dell'insegnante non esiste più, o quasi, non è riconosciuta? Banalmente nel mio caso è proprio un ruolo che viene sminuito a priori, cioè una volta già la maestra elementare aveva un valore diverso da quello che adesso ti chiedono, no davvero ti sei dovuta laureare per insegnare dei bambini elementari? È un ruolo completamente diverso, cioè sei già sminuito a priori. Ale c'è una cosa che secondo me fa la differenza, che secondo me riassume tutto, è il fatto che la mia generazione, quindi anche la tua, che siamo quasi coetanei, è legata al fatto che quando noi finivamo le medie si dava l'indirizzo. Cioè, davano l'indirizzo, dicevano il ragazzo è adatto per fare un liceo, il ragazzo è adatto per fare una ragioneria, e quando si vedeva che il ragazzo proprio non dicevano che vada a lavorare, ma dicevano può andare a un istituto professionale. Se adesso qualche professore fa una cosa del genere, viene denunciato dai genitori. Non si può più fare una cosa del genere. Non si può più dire suo figlio deve andare a lavorare oppure deve andare a un istituto professionale. Perché assolutamente, mio figlio può fare qualsiasi cosa, siete voi che non l'avete capito. Mentre una volta ci si rendeva conto effettivamente, poi una volta non ci azzeccavano e si sbagliavano anche lì. Però c'era... i professori che si prendevano delle responsabilità, ora non ci riescono più perché hanno dei genitori che sono pressanti, ce l'hanno sul collo dalla mattina. Qua questi fanno dei ricorsi al TAR per delle bocciature.
Volevo fare l'ultima domanda per poi permettere il cambio di ospiti. Sono già qua. Ale si è ribloccato. Infatti. Quindi volevo proprio le ultime cose, insomma, a meno che Giorgia e Francesca non abbiano qualcosa da dire spontaneamente, magari Ale da chiedere qualcosa in particolare. Volevo dire, quindi come proseguiamo come maestra e come studentessa maturanda in questa fase 2? Come procediamo? Cosa facciamo? Si studia. Io non ero così, io a 18 anni non ero così. Sparisce come Grasso Peroni e ritorna come vedete. Hai visto? Come sei giovane? Sembri Clark Kent, cosa succede? Sì, uguali proprio. Sei giovanito nella quarantena. È uguale, proprio Clark Kent, un po' Grasso Peroni senza capelli. Ma hanno riaperto i parrucchieri, no? No, sì, guarda qua che testa che c'ho. Infatti sto così, almeno non mi si vedono i capelli. No, che Benedetto si è fidanzato in questo periodo di quarantena. Ha due fidanzate, una nell'armadio e una in cucina. È qua. Fammi dire una cosa bella, c'è pieno di affetti stabili e duraturi in questa schermata, quindi grazie Robby e grazie Elena di aver messo su. Sì, davvero. Nel frattempo chiudo un po' di roba. Bene, non ha ancora pianto nessuno là dal divano, puoi essere il primo. Guarda che io ho sempre la lacrima pronta in questi giorni, quindi insomma potrebbe essere un momento buono davvero. Ma in realtà no, ora... io a scuola facevo schifo, quindi non... ho solo degli aneddoti simpatici di insegnamento, non me ne intendo. Comunque io prima di far proseguire mia sorella dicevo che io a 18 anni non ero così. Così insomma Lisa al dovere insomma è stata ma che fortunatamente questo lo dico senza retorica però nonostante la generazione forse anche di differenza perché comunque c'è i miei genitori devo essere sincera non hanno mai dico mai mai aperto il diario per guardare i compiti mai. Questa è una cosa che non hanno fatto con me, non hanno fatto con lei e che ci hanno fatto prendere tante di quelle tegolate contro i muri che probabilmente poi, quando raggiungi, questo in tutto, non solo nel diario di scuola, ma anche un po' come diceva Giorgia, nel controllo, nelle uscite, lei ci vive ancora con loro, io quindi non so, però comunque ancora in una fase dove... della serie dagli i cazzi tuoi, no? E questa cosa che può sembrare menefreghista, io in realtà a 30 anni la ringrazio, perché ci ha fatto prendere veramente delle tegolate, però poi probabilmente ti fa capire dove puoi arrivare e dove no. E quindi nell'autoanalisi, poi nella comprensione di sé, è una cosa molto utile. Perché mio babbo mi dice sempre, i baci danno di notte, mio babbo mi dice sempre i baci si danno di notte quando dormi della serie, no? Cioè prosegui per la tua strada, fai quel che credi, dopodiché poi le conseguenze sono le tue, credo. Ma anche alla base comunque, dell'autonomia è diverso. Sì, certo. No, chiedevo Benedetto a queste due dolci fanciulle che tu conosci bene di dirci un'ultima cosa perché poi subentreranno Benedetto e Valeria e non voglio fare aspettare tantissimo che domani volevo farle anch'io però una domanda sì allora non gliela faccio io vai no vai dai faccio presto no io chiedevo brevemente di dirci come ci comportiamo proprio in due parole ora che è iniziata la fase 2 sia da maestra sia da studentessa maturanda se qualcosa è cambiato, non so. No, cioè, nel senso. C'è da studiare per i maturandi, dico. C'è da studiare, però, neanche troppo da ammazzarsi. Ecco, tranquillo. No, tranquillo. Sì, tranquillo. Poi un vinello con le amiche in videochiamata e finito. E via! E noi resistiamo e portiamo a casa l'anno. Resistiamo e andiamo avanti. Le maestre stanno resistendo davvero. Resistiamo e andiamo avanti. Le maestre, tempo libero,
non esiste. Cioè, per le maestre, col fatto che sono a casa, devono essere a disposizione delle famiglie sì, tutto il giorno. Perché certo, nel tempo in cui sono a scuola, non è che magari potrebbero avere fatto qualcosa, cioè fare qualcos'altro, no. Devono essere a disposizione dei bambini. Va bene. Bene. Io volevo chiedervi se secondo voi è normale che dopo 2 mesi di stop alle lezioni, all'insegnamento e a tutto, si sia arrivati alla fase 2 senza sapere cosa succederà da qui in avanti. No, non mi sembra, normale. Ma visto non mi sembra normale aver fatto 2 mesi senza sapere come muovermi anche. Esatto, visto che come dicevi anche tu prima, vi ascoltavo in sottofondo, il ministro ieri ha detto una cosa, poi l'ha ritrattata subito dopo perché ha visto le critiche. Insomma, cioè, c'è ancora confusione nonostante in due mesi non si sia fatto nulla. Ma soprattutto non sono state date indicazioni agli insegnanti di nessun ordine su come dare la valutazione di fine anno. Cioè, non è proprio una cosa così scontata. Di poco conto, Non è una cosa così scontata, perché dal momento che ci siamo ritrovati a riprogettare, a riformulare tutta la didattica, a prendere quello che è il programma annuale e dire ok, proviamo a vedere cosa ne tiriamo fuori, e però poi alla fine come li diamo i voti? Li diamo o non li diamo? Non è proprio un tassello così. Io lo capisco che, appunto, io dico sempre, l'emergenza non era scolastica e sanitaria, e quindi il focus era tutto orientato da un'altra parte, però poi sì, a un certo punto non era in ospedale col camice a curare i malati. No, hanno fatto anche una task force. Io vorrei veramente capire cosa stanno facendo, dicono una cosa, poi la gente critica e quindi il giorno dopo viene ritrattata, no, è un'ipotesi, ma non lavoriamo per ipotesi. Grazie. Vai, facciamo il cambio, okay. Ile. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie a voi. Ciao, grazie mille. Ciao. Grazie, Francesca. Ciao. In casa, ciao. Francesca. In casa. Allora, ce l'abbiamo da mettere, abbiamo con noi Benedetta e Valeria. Eccoci. Buonasera. Eccoci. Audio perfetto. Scusa, Benny, scusate la... Benny, volevo chiederti una cosa. Dimmi. Come sta andando Montebello con la diretta? Lo sto seguendo, ora apro un'altra finestra e controllo di là. Ma mi fai un piacere, puoi fargli la domanda quella che... Allora, se io ho un congiunto alerici e lo raggiungo, possiamo poi camminare insieme lungo le strade del paese e andare fino a Vezzano, dove incontriamo una nostra zia, e con lei possiamo andare a piedi fino a Spezia, dove incontriamo nostro cugino, e da lì camminare insieme? Fagli questa domanda. Va bene, lo vedo. Ma non lo vedo. Ah, eccolo qua. Sì. C'è sempre. Scusa. Sì, 206 commenti, sarà impossibile. Impossibile. Guarda quanto pubblico ci ha rubato. Si è fatto controprogrammazione, ci ha fatto. La pagherà. Ma no, ha già finito. Comunque non puoi andare nella... Ha già finito, ma neanche un'ora e 10 allora. Comunque non puoi andare, Roberto, nella pista ciclopedonale del canale Lunense. No, però nemmeno a pescarti. Sono degli amici che volevano andare a pescare, invece niente. Un'ora, comunque un'ora e 10 tassativamente. No, però posso andare in macchina a Lerici, lasciare la macchina e camminare a Lerici. Esatto. Walking in Lerici. Questa fase 2 è fantastica. Fantastica. Vai, Lenia. Quindi introduco le altre due mie amiche proprio perché vi abbiamo invitato nel nostro salotto di pettegolezzo di sempre. Allora, Benedetta e Valeria, ho deciso di farle, insomma, partecipare insieme in questa seconda parte perché magari era bello raccogliere un po' le suggestioni che erano venute fuori. Come vi ho detto più volte, questa è una chiacchierata tra amici, però abbiamo avuto la fortuna, insomma, di condividere molto insieme. E poi loro nella vita hanno preso studi di psicologia, quindi loro privatamente, nel loro professionale, svolgono questo tipo di lavoro. A cui noi non ci atteniamo però questa sera, nel senso, mi faceva piacere averle da collante. E quindi non so se voi avete seguito le cose che hanno detto mia sorella e la Giorgia, insomma, in generale, e se vi siete fatte un'opinione personale, se siete riusciti a seguirle, se no è uguale.
non so, dubbio, vale, chi vuole. Io pensavo in merito alla al discorso della didattica a distanza, no? E pensavo al fatto che probabilmente se, come dire, nella fase pre-coronavirus eravamo abituati a una certa routine, a un certo tipo di lavoro, ora probabilmente ci affacciamo a una fase in cui necessariamente ci dovremo abituare, no? A queste, a questo tipo di lavoro, che potrà essere anche un tipo di lavoro misto. Ma, come dire, a mio parere ci andiamo ad affacciare a una fase in cui non potremo prescindere da quel tipo anche di didattica, e quindi è anche, come dire, necessario affrontarne poi tutte le criticità. Però ecco, l'emergenza non è finita, e quindi si toccherà insomma fare i conti un po' anche con questo tipo di lavoro. Dovremo necessariamente ritornare al lavoro con un'ottica un po' diversa rispetto a quella che avevamo prima. Purtroppo, per fortuna, nel senso che ci possono, come dire, possono venire fuori anche delle questioni interessanti, delle modalità interessanti che prima magari non conoscevamo neanche. Bibi? Grazie, Vale. Non la sentiamo. Perché non la sentiamo? È un problema d'audio. Riprova a parlare. Robby, aiuto. Prova. Fai 1, 2, 3, prova. Prova, Bibi. Prova. Senti? C'ho il sindaco in diretta. Scusa, di. Fallo entrare, fallo entrare. Dice si collega, si entra dentro, scusa. Dimmi. Ah, metti una viva voce. Metti una no, voce. Sono in diretta con Bedini. Mi piacerebbe. No, perché stavo finendo di mangiare. La possibilità di riflessione che ha dato questa fase 2. Sentiamo Benedetta. La sentiamo, gli ho scritto in chat che non la sentiamo poco. Okay. Io vi sento, voi mi sentite? Ora sì. C'è il video bloccato e prima è andata via completamente la voce. Riprova. Prova un po' a uscire e rientrare, vediamo se riusciamo a... La faccia di Benedetto è sgomento, cosa è successo? Ma qua di grave? Ma si è bloccato anche lui? Ah, non lo so. O è qualcosa di grave o... Forse sì. No. Niente, guarda. Benedetta, prova a farti uscire io, vediamo se rientra. Prova a farti uscire io. Sì. Spiamo, spiamo. Vabbè, comunque... Ok. Volevo dire, io invece Vale, te che non sei né maestra né, cioè in un certo senso sì, però non nel ruolo più importante, che cioè all'80% del tuo lavoro, dico. Però come la vivi? Neanche una maturanda sei, ai noi. Dico, come la vivi? Qual è la riflessione che comunque qualcuno è abituato anche a lavorare con le fragilità degli altri riesce a percepire da questo periodo? Ma io credo che dovremmo fare i conti intanto con la nostra tolleranza al rischio, ora che arriva questa fase di maggiore, come dire, di allentamento un po', se così possiamo dire, delle misure. E quindi ognuno di noi che già di per sé appunto ha un certo grado di tolleranza al rischio dovrà un po', come dire, modularlo anche, no? In certi contesti. Credo che però gli effetti a lungo termine sia ancora un po' presto per, come dire, per definirli, e probabilmente sarà una questione che porterà i suoi strascichi per un bel po' di tempo. Probabilmente tra un anno, forse, riparlandone, potremo avere ben chiare le criticità, anche dal punto di vista emotivo, psicologico, che poi hanno fatto un po' da conseguenza a questo periodo. Ecco, nel frattempo vedo la Bibi
la rivediamo anche noi, vediamo se la riesce da qui. Ok. Prova un po', Bibi, a dire quello che stavi dicendo. Provo un attimo a riprendere il filo. Mi sentite? Sì, dicevo che secondo me la ricchezza della fase 2 è stata la possibilità di farci delle domande o chiederci che cosa vorrà e che cosa porterà questa fase 2, pensando a delle ipotetiche soluzioni, pensando un pochino anche a dei dubbi che abbiamo tutti, ma che comunque queste fasi, no, ci hanno a fare delle riflessioni particolari, chi è insegnante, chi è studente, chi è cittadino, chi è genitore. Era un pochino questo il messaggio che volevo dire. Sì, quindi te dici, è stata una fase di punti interrogativi, anche positiva. Mi sentirà? Non so. Sì, esattamente. Ah. Comunque, pur mettendo tutti molto in... Non ho capito. Vai, continua. No. Si blocca. Eccomi, scusate. Sì, dicevo che appunto, pur ognuno preferendo stare nella propria zona, diciamo, di comfort, comunque questo ha permesso di porci degli interrogativi e anche secondo me chiederci delle cose che prima non ci eravamo nessuno mai chiesti o che comunque non una possibilità in più, la possibilità un pochino di uscire da una routine ben organizzata per esplorare che la situazione offre, pura di emergenza. Ascoltate, ma come dobbiamo approcciarci dal punto di vista psicologico a questa fase 2? E dobbiamo essere propositivi? Dobbiamo andare a cercare qualche fatto che ci dia delle certezze e ci faccia pensare positivo? Come dobbiamo fare? Vado io, vedo. No, io credo che ognuno si approccerà a questa fase un po' con le sue risorse, no? Non ci sono dei vademecum psicologici, però forse è anche interessante così, no? Cioè, mettersi un po' alla prova, osservarsi, capire che cosa ci fa stare di più a nostro agio, anche rispetto ora a questo allentamento delle misure, quindi misurarci a nostra volta con quelle che sono le modalità che ci fanno sentire meglio e eventualmente recuperare una nuova routine, qui si tratta di nuovo di cambiare routine così come abbiamo fatto 2 mesi fa e capire come possiamo modellarci rispetto a questa fase. Io volevo chiedere a Valeria se anche in quest'ottica è più difficile secondo te approcciarsi a questa prima fase o quella che abbiamo passato era quella più probante dal punto di vista dello stato d'animo, dell'adattamento anche alla nuova realtà. Comunque eravamo chiusi in casa o abbastanza chiusi in casa, però in una zona di comfort, come dicevate prima. Può essere più difficile rimettersi ora fuori e riadattarsi a quello che è cambiato fuori rispetto a quello che è appena finito? Ma io credo che in questa fase che è appena terminata sia stata, come dicevi anche tu, molto provante, molto intensa, impattante dal punto di vista psicologico. È chiaro che anche la fase che arriva ora può avere le sue criticità, ovviamente ci sono tanti punti interrogativi e non sappiamo, nessuno sa esattamente come si svolgerà, se avremo necessità di fare un passo indietro e quindi anche qui vedremo in divenire, no? Anche rispetto appunto a quello che dicevo prima, l'aspetto della tolleranza al rischio. Prima sì, la fase 1 è stata impattante, eravamo forse più in sicurezza, adesso forse ci esponiamo un pochino di più e allora possono emergere anche appunto delle situazioni, dei vissuti
diversi rispetto a quelli che abbiamo che ci hanno accompagnato nella fase 1, ma come dire, altrettanto significativi. Grazie. Faccio io una domanda, Ale. Faccio io una domanda. Mi voglio rilacciare. La faccio anche a tutti, anche a te, Ale. Faccio io le domande stasera. Mi aggancio, sai che ormai noi è chiaro che siamo un esperimento di Angelo Gemignani, no? Quindi lo sai, no? E l'altro giorno lui mi ha girato un articolo che l'ho girato anche a Beni sulla chat, che secondo me è un articolo che è uscito sul manifesto, però è guardo se lo trovo, aspetta, che parla, cos'è, un ritorno strano, c'è qualcuno che c'ha qualcosa acceso, c'è il ritorno di vabbè. Sento l'eco, mi sento. Vabbè, comunque questo articolo, che tra l'altro è di Ignacio Ramonet, che quindi è uno spagnolo, è un giornalista, eccetera, è il primo che ho visto fare un'analisi politica abbastanza ampia della situazione. Ora non ve lo sto a leggere tu perché è lunghissimo, però lui diceva in pratica, facendo l'esempio che in questo momento, per esempio, nel mondo tutte le guerre si sono fermate, cosa che non è mai successo nella storia, la natura sta riprendendo i suoi posti, eccetera. Lui si domandava, insieme a tutta un'altra serie di considerazioni, se dopo questa fase 2, fase 3, quello che vogliamo, questo mondo possa essere diverso, oppure avremo tutti, cercheremo tutti di ricostruire il mondo che c'era prima. Domandina leggera, di fatto. Ma io, guarda, se ti posso dare un contributo, nei primissimi giorni dell'allarme su Repubblica c'era un articolo di David Grossman, che tra l'altro mi era talmente piaciuto che lo avevo letto sulla mia pagina Facebook, ancora reperibile. Ora io sento il mio audio con 5 secondi di ritardo, come se ci fosse Facebook aperto. Sì, ora capiamo. Da qualche parte. Capiamo. Sì, no, è proprio, si sente perché Facebook va dopo. Facebook. Colpa della Benedetta, tanto non ci sente, quindi. Ah, la Benedetta, infatti ho silenziato lei. Sì. Ah, era la Benedetta. Ah, ecco. Allora, dicevo, David Grossman diceva che cambieremo molto e cercheremo di ritornare come prima, ma difficilmente ci riusciremo, perché già il fatto, per esempio, di salutarsi, abbracciarsi, baciarsi, darsi la mano, e comunque tra persone che si conoscono, addirittura che si vogliono bene, per esempio. Ma figuriamoci un po' entrare in un, anche domani mattina, in un negozio, ma anche tra 6 mesi, in un ristorante, in un bar. Ci staremo attenti, secondo me, a quello che parla e gli vedi un minimo di bava e ci fai lontano, mentre invece fino all'altro giorno stringevamo le mani di quelli che ce l'avevano sudate, poi lo identificavamo e allora lo salutavamo dalla distanza o facevamo il gesto. Secondo me ci staremo molto attenti e la socialità ne risentirà molto. Questa è una mia opinione, diciamo, pessimistica, alla quale spero non sia dato seguito nella realtà, però non la vedo bene affatto. Valeria? Sì, rispetto alla socialità, io credo che potrebbero verificarsi due scenari diversi, cioè nel momento in cui terminerà l'emergenza potremo, come dire, riabituarci velocemente, no, anche all'interazione sociale ravvicinata. In un altro caso potremo invece rimanere, come dire, sempre molto con un velo di timore, perché poi di fatto è paura che ovviamente è anche sana in questa fase perché ci protegge e ci, come dire, ci tiene un pochettino più a distanza in questa fase. Io rispetto alle differenze rispetto al mondo prima, se lo vogliamo chiamare così, riflettevo anche su come sarà riapprocciarci a questa fase dopo che per un periodo ci siamo tolti tutti gli orpelli della fase pre-coronavirus. Cioè,
nel momento in cui noi ci siamo trovati in quarantena, ovviamente abbiamo rinunciato a tutto il superfluo, no? E forse per qualcuno di noi adesso pensare ad alcune abitudini che avevamo prima suona strano. Possiamo anche trovarci a pensare, ma perché lo facevo, cosa mi serviva, era una cosa inutile. Sto parlando appunto del superfluo, degli orpelli, se così li vogliamo chiamare. E sto interrogando su come sarà ora, cioè se ci riapproprieremo anche di tutte quelle parti un po' così frivole, futili, a cui eravamo soliti attingere prima, come ci riapproceremo in questa nuova fase a tutto ciò. Benedetta, proviamo. Ilenia, tu cosa pensi? Ma guarda, io sono rimasta, ne parlavo in privata sede con Valeria. Ho la Bibi stasera, ci siamo una correzione. Bene. Vengi tutto quello che c'è in casa, Benedetta. Io vi sento, voi mi sentite? Sì, però c'è un ritorno di qualcosa acceso, tipo Facebook. Ale, dove vai a spegnere tutto in casa della Benedetta? Mi sposto perché... Seguici solo dal programma, non seguirci da Facebook. Non scappare, dove vai? Andata via. Portati di più. Ha detto che lei non ci vuole più stare. In questa basta. Io esco. Morgan, torna qua. Però ha lasciato lì Facebook. Esatto. Io va bene, nel frattempo io rispondo a lei nel frattempo. Ok, grazie. Praticamente io ne parlavo in separata sede proprio con Valeria e con Benedetta. Io ho letto un articolo in questi giorni, sono giorni che penso a questo articolo, perché mi ha colto un po' in flagrante, no? E il titolo dell'articolo era... Questo strano desiderio di rimanere a casa. Sì che incuriosita, io l'ho aperto, l'ho letto tutto fino in fondo e ho trovato qualcosa che sai quando che senti quando ti sgamano, cioè che dici cavoli, forse io neanche me ne ero accorta e qualcuno invece l'è venuto a sapere prima di me. E parlava di fatto un desiderio innato che è nato poi dentro le persone che hanno vissuto la quarantena, specialmente le persone che hanno vissuto la quarantena da soli. Quindi il mio caso, per esempio, magari per quello che l'ho vissuto così anche questo articolo qui, però diceva che noi siamo proprio arrivati in un momento in cui quasi quasi questa libertà poi non la rivogliamo, perché il nostro corpo si è abituato ad avere un equilibrio interno alla casa, no? E tutto sommato il fatto di goderci una routine attualmente, cioè totalmente organizzata da noi stessi, quasi quasi schifo non ci fa. E quindi io penso davvero adesso, probabilmente io la voglia di fare una cena a casa qui con i miei amici attualmente non ce l'ho. Cioè, devo essere sincera. Nel senso, io mi sono accorta di molte cose di me, in particolare una, ed è una mancanza sicuramente, quindi la mancanza di una persona, sì, che penso che sia l'unica vera mancanza che ho sentito. Però poi dopo, quando penso, ah ok, se domani ci dessero il via libera, cena con gli amici, ma non lo so. E tant'è che vi volevo, per rendere bene l'idea, ho fatto lo screen di questa pagina, no? E c'è un pezzo che dice... che la riapertura, appunto, andare verso la riapertura, dice, è come dover uscire da una vasca da bagno quando l'acqua è ancora piacevolmente calda, come dover finire in fretta e furia un piatto che era appena stato servito. E quindi io, veramente, siccome qua poi dice, non è facile naturalmente adattarsi all'isolamento, perché inizialmente il nostro corpo, il contatto fisico, il piacere dei ristoranti, del cibo, il sesso, tutte queste cose belle, goderecce, noi abbiamo fatto fatica probabilmente il primo mese, no? Poi dice, eppure... Il senso comunque è stato salvato, eh? Il senso è stato salvato. È stato salvato. Confermare, sì, sì. Ah, non lo so, io non lo so.
Però dice eppure la gioia sottile di poter gestire in modo completamente autonomo la routine giornaliera dal risveglio all'ultimo momento di veglia è una soddisfazione inedita, cresciuta poco a poco nei giorni, che dispiace abbandonare anche soltanto per la possibilità di una libertà dai risultati incerti. Forse perché, mi viene da dire, forse perché questa libertà ha davvero dei risultati incerti e quindi preferiamo il guscio, no? Perché ci appare comunque una libertà non libertà. Non siamo autentici nella libertà che ci sarà data nei prossimi mesi. Sì. E quindi perché io dovrei, capito? Cioè, e io tutto sommato, per quanto io sia la prima a rivolere la libertà, la normalità e tutto quanto, immaginatelo bene, però questo desiderio è veramente intimo e inconscio di rimanere a casa e farmi le mie cose, rimanere nella mia routine, tutto sommato adesso sta iniziando a piacermi. Cioè, sì, sì. E quindi mi viene da dire, io non lo so come sarà la socialità, sinceramente, perché io ad oggi sulle mie relazioni sono scettica. Cioè, anche l'altro giorno mi dicono, vabbè, ma ora puoi andare a vedere i tuoi genitori. Lì per lì mi è venuto da dire, ma cosa ci vado a fare a casa dei miei genitori? Cioè, in una situazione di non emergenza, quindi dove io ho i miei genitori che vedo tutti i giorni in videochiamata, mia sorella l'avete visto, genitori giovani, quindi comunque attualmente non hanno bisogno davvero di me in casa, però lì per lì, quando mi è stato detto, ok, dal 4 puoi andare, per esempio, a trovare i tuoi genitori senza un reale motivo, io ho pensato, ma qual è il reale motivo per cui io devo andare a vedere i miei genitori? Cioè, quindi pensate la mente poi dove va, cioè che reazioni scatena. Eppure, voglio dire, amore per i miei genitori ne avrò, quindi non lo so spiegare, non me lo so veramente immaginare. Sì, d'altronde, come 2 mesi fa siamo stati chiamati a modificare le nostre routine, chi di noi è riuscito a trovare una routine, come dire, funzionale, adatta a sé in qualche modo, anche rassicurante, ora è chiamato a cambiarla di nuovo, nella direzione, come dicevi tu, Ilenia, di anche un certo grado di incertezza. E quindi, come esseri umani, cambiare la nostra routine non ci piace, l'incertezza ci piace ancora meno, quello che ne deriva può essere anche un po' di disagio. Sì. Io posso parlare per me e per Benedetto? Noi siamo pronti. Vediamo. Noi siamo prima pronti. Parla, poi ti dico se puoi parlare anche noi per siamo me. Pronti domani a rifare esattamente le cose che facevamo quando ci hanno chiuso senza nessun tipo di problema. Io non lo so, cioè anch'io un po' come diceva anche Valeria, su certe cose magari mi sono reso conto di poterne fare a meno, certo, sullo stadio no, e quello partirei adesso per andare ovunque, anche, lo sai benissimo anche te, però su altre cose sì, cioè si può vivere, si sta tranquillamente e probabilmente ci siamo resi conto, chi più chi meno, che tante delle cose che ritenevamo imprescindibili e fondamentali poi in realtà non lo erano. Siamo ancora qua tranquillamente a chiacchierare, quindi si poteva fare. Concordo anche con quanto detto da Elenia dell'articolo che ho visto dalla sua pagina Facebook, non l'ho letto tutto, ma l'ho letto un po', e alla fine sì, anche lì, cioè, comunque abbiamo avuto il tempo per abituarci alle novità, per, non dico per farcela piacere, però per trovare anche gli aspetti positivi se c'erano. E sono d'accordo anche con Ale, perché alla fine sicuramente, almeno mi sento così a livello personale, a titolo personale, credo che sarò e magari saremo tutti un po' più selettivi anche nei rapporti con gli altri. Forse è un discorso che avevamo già fatto, cioè è ovvio che ci sono persone che ci sono mancate, che ci mancano e che vorremmo rivedere, riabbracciare il prima possibile, ma di tante altre potremo farne tranquillamente a meno. Quindi un po' anche come diceva Ale, cioè il fatto di dover stare a distanza magari ci porterà più o meno consapevolmente anche a ripensare su determinati rapporti che magari non erano così fondamentali. E secondo voi questo periodo è servito un po' anche come setaccio per setacciare un po' le persone che avevate intorno, quindi per valutarle in un momento di difficoltà, per capire che forse alcune erano meglio di altre rispetto ai rapporti che avevate con loro?
Sì. Qualcuno sì, sicuramente ci ha fatto ripensare un po' anche, dicevo, anche a rapporti comunque precedenti. Sì, certo. Sì, sicuramente ci ha fatto ripensare un po' anche che dicevo, cioè, ritorno alla Benedetta. Benedetta, devi seguirci sul programma, non su Facebook. Mi sentite? Sì, sì, però sentiamo anche il nostro ritorno. Sul programma, non su Facebook. No, no. Ma giuro che ho tutto spento, ho detto a tutti di spegnere le cose, non saprei che cosa ti faccio di acceso. Non mi sentite? Prova a abbassare il telefono, prova a abbassare il volume del telefono del computer. Prova a abbassare il telefono. Scateni l'inferno, va bene. Sì, abbastanza, dai, abbastanza. Meglio? Ho abbassato. No, perché vivi qualcosa stasera, tipo... Vai. Ora secondo me ci siamo. Prova. Sentite meglio? Ok, il problema è che adesso è sentirvi voi, questo è il dettaglio. Ah, non ci senti? Non ci senti? Ma come Orfanotti che va nel bosco a cercare il campo? Dove sei? Abita a Fosdinovo? No, a Palvotrisia. Anche a Palvotrisia abbiamo... A Castelnuovo. Questa è una cosa da segnalare al sindaco, eh? Segnalarla subito al sindaco. Comunque ora ti sentiamo. 5G a Palvotrisia subito. Sì. Mi sentite? Sì, vai. Sì. La domanda. La domanda non ok. Ok, allora. Quello che secondo me comunque ci distinguerà in questo periodo è la voglia di ritornare in realtà a fare quelle cose. Abbiamo avuto tempo e modo di pensare a quali erano quelle relazioni oppure quelle cose veramente per noi importanti, e secondo me basterà vedere le prime 5-10 cose che faremo appena ne avremo la possibilità per capire, avere la conferma del fatto che magari possiamo anche pensare adesso a determinate cose, ma poi quando le faremo è proprio lì il momento in cui capiremo che sono veramente per noi importanti. Detto questo, credo che pur abituandosi a questa dimensione più casalinga, non appena poi abbiamo la possibilità di ritornare a fare la parte più sociale delle nostre relazioni, ci ripiacerà di nuovo. È che abbiamo la capacità di adattarci e di far fronte alle situazioni, ma la parte della socialità, della relazione, dello stare insieme, della condivisione, secondo me avrà la meglio, non appena sarà possibile. Speriamo. Te Ale, come la vedi? E te l'ho detto, io sono uno che ha bisogno di stare in mezzo alla gente, sono un compagnone, uno che ha frequentato diversi gruppi di gente, ho buonissimi rapporti con parecchie persone, ho certo la selezione dei miei amici, quelli veri e propri, che sono molti meno, però essendo cresciuto nella cultura anche della condivisione, del fare festa, del cercare di divertirsi sempre comunque, io sinceramente l'accuso a questa cosa, che sto cominciando a pensare, ma io rischio di chissà per quanto tempo non abbracciare una persona o di non stringergli la mano o di non dargli un bacio. Il mio amico, anche Benedetto, si girava quando si poteva, io l'ho sempre baciato. Cioè, è proprio perché modo. Non ti volevo bene, perché insomma... Eravamo in proprio, pubblico. E questa cosa qua è un fardello pesantissimo che io credo di vedere, perché in questi ultimi 2 giorni io la vedo la gente che sta lontana. Ho visto parecchi incontri casuali e parecchi casuali di gente che si conosce e si vuole bene, e parecchi incontri casuali di gente che non si conosce. Ecco, quelli che non si conoscono
non dico che di avere colto di reciproci sguardi in cagnesco, ma di allerta sì. Di allerta sì. La vera allerta. In dialetto, mia zia Irma, morta a 104 anni, straordinaria donna, avrebbe detto: e chiesto chi? Così vuoi? E si sarebbe allontanata già normalmente. Ora figurati. Ecco, questa cosa qua, io mi auguro che il vostro ottimismo abbia ragione rispetto al mio pessimismo, e mi rendo conto di non dire che cose belle. Però effettivamente ci sto pensando da quando abbiamo cominciato tutti a documentarci su questa pandemia maledetta, e abbiamo capito cosa si può e cosa non si può fare. E io mi auguro, ecco, l'auspicio positivo è: mi auguro in futuro, nel futuro prossimo, più breve tempo possibile, che ci dicano cosa potremo fare con certezza, perché questo andare di 15 giorni in 15 giorni dà veramente fastidio e soprattutto incide sui rapporti umani. Ale, ascolta, Ile, scusa, allora vi faccio fare, poi continuiamo, un intermezzo, perché è stato 1:40 a provare la canzone, e ora vediamo se ve la fa. Vai. Voglio filmarlo questo momento, posso? Lo filmo dal cellulare. Mi fa sempre entrare nel peggio delle situazioni, eh? Mamma mia. Scrivere mi riesce meglio, ma non voglio farmi leggere. Non riesco nemmeno io a leggermi. Aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire. Scegliere di non scegliere, una scelta obbligata. I problemi degli altri mi hanno sempre affascinata, e forse distratta. Oggi è il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua, con piacere tutti quanti, con piacere qualcuno che dice di amarti. Il mondo non ha unicorni, non ha foglie a sette punte, a voci ma non visi, sempre le stesse voci di una donna in silenzio e di uomini confusi. I padroni della nostra epoca non possono capire, la mia adolescenza è stata la prima a fuggire. Ilei, Lenia, wow, 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 la piazza è vuota. Ilei, Lenia, wow, 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 la piazza è muta. Se mi tocco l'ombelico c'è un filo che mi arriva in gola, una madre che vorrebbe fossi un'altra persona. Io non so parlare, il mio viso narra per me, sono un po' bestia, un po' danno, io vorrei vivere nuda. Sento il mondo con il naso, odio avercelo tappato, mi affeziono facilmente, non ho voglia di spiegare. Che poi in realtà so anche parlare, ma non si capisce bene, quindi un po' mi dispiace, anzi non mi dispiace di averti conosciuto in un brutto periodo, perché sei stato più bello, hai brillato di più, una scopata, un peso, non so cosa è stato per te, ma non voglio saperlo, il perché. Mi piace fantasticare e mettere alla fine delle frasi il perché. Ilenia, qui le piazze sono affollate, ma innocue. Ormai le piazze fanno le rivoluzioni solo quando sono vuote. Ilenia, wow, 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 la piazza è vuota. Ilenia, wow, 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 la piazza è muta.
Grazie. Bravo, ma guarda come, cioè, com'è che ora si fanno le canzoni grazie, per il grazie. È servita questa preparazione, vai. Ci ha fatto attendere, ma è arrivata. Sì, a fare modo. Un brano punk quasi in versione acustica, insomma, anche abbastanza. No, sei stato bravissimo. Grazie, grazie davvero. Ma sono i testi. Perfetto, professionalità alle stelle. Scusate per prima, ma mi è scappato il microfono acceso. Ve ne siete accorti? No. A questo punto, però, dici cosa hai detto. Era fare le prove, facevo. Ah, vabbè. No, pensavo un attimo bene. Ma Max, volevo dirti una cosa. No. Hai speso dei soldi, hai messo il microfono, hai messo tu. Non si sente benissimo. No, speso è roba del mio studio, l'ho portato da un piano. Sì, se poi metti la bocca sul microfono e poi scrolli da te, devi studiare ancora qualcosa. No, questo qua è un panoramico. Quindi no, devi spenderci almeno altri 2-3 mila euro per avere un audio migliore. Pensa. Domani chiamo Nicolai. Perfetto. Va bene, con tutti grazie, i soldi grazie, che avete grazie, fatti adesso grazie. Gli porterà qualche sponsor l'attrezzatura nuova, no? Infatti, però mi rema un po' contro Roberto, capito? Classico. Non gli ortonovesi lo fanno. Sì, è una brutta razza. Ma a proposito, volevo chiedere a Valeria come ha vissuto il doppio isolamento da Fosdinovo sul confine, con l'impossibilità di andare a fare la spesa, di uscire, di... Cioè, che sensazione è stata questa qua? Di prigionia. Che tra l'altro un pochino dura ancora adesso. Costretta ad andare al PAM invece dove saresti andata? Oltre al PAM avresti voluto altre opzioni. Sarei andata volentieri al Lidl. Sì. No, in realtà è vero, sì, abbiamo un po' questa conformazione geografica che in questa fase ci ha resi... Cioè, se prima per qualcuno di noi era un orgoglio, adesso è un tipo di angoscia. Però poi vale un po' la regola del buon senso, nel senso che a un certo punto... Qui d'altronde non abbiamo una pompa di benzina, dobbiamo uscire. Non abbiamo un'azienda agricola, quindi se uno vuole fare l'orto deve andare altrove, va bene così. Insomma. Però è stato quando pensavamo di dover passare per Castelpoggio per andare fino a Marina di Carrara, ce la siamo vista brutta. Quindi hai rischiato. Abbiamo rischiato, sì, di fare Castelpoggio. Però pare che per transito sia concessa l'Aurelia come transito. Però per andare a Carrara comunque non a Sarzana. No, Sarzana no, Sarzana solo per motivi di salute, lavoro, motivi clamorosi. Sì, che è stata roba surreale anche questa. Sì. Io volevo fare una domanda alla Bibi invece, se è tutto regolare. No, è un po' lì andreottianamente di nuovo anche lei. No, volevo chiedergli, se no magari mi può rispondere a Valeria, non so, però mi metto, per esempio, noi siamo qui a parlare di relazioni, di cose, no, eccetera, ognuno c'è il suo problema. No, ecco, io vi sento. Ah, ok, allora te la chiedo a te, Bibi, direttamente questa cosa. Però io penso, bambini, ma io vi sento sempre. Ok, vai, allora perfetto. Io sto pensando, le persone che magari sono bambini o sono adulti, che invece quindi avevano prima della quarantena delle problematiche relazionali, ma legate a patologie, intendo, no? Quindi, non so, magari proprio legate alla relazione, non so se tu che magari ti occupi anche di queste, cioè di queste tipologie di problematiche, hai visto, senza entrare nello specifico, però nella persona che ha una patologia legata alla relazione, comunque
comunque conseguente, poi non lo so, io non sono dell'ambito, però sto cercando di farmi capire, se hai avuto dei feedback rispetto a come invece hanno reagito all'isolamento. Allora, sicuramente, ovviamente ogni bambino reagisce in modo, quindi è difficile poter dare una risposta che sia il più possibile condivisibile da tutti. Certo è che la parte di bambini che hanno difficoltà a relazionare adulti trovano la modalità online ancora più faticosa, perché è tutto molto molto astratto e quindi non riescono, soprattutto quei bambini che hanno bisogno di ancorarsi a qualcosa di concreto, hanno bisogno di vedere, di toccare, di poter imparare veramente sperimentando le cose, trovano in tutta questa veramente distanza, no? Una fatica e una barriera molto molto alta, e così come chi ha magari delle difficoltà specifiche nell'apprendimento, proprio perché la modalità online, e lo posso vivere io adesso di persona, no? Anche banalmente la frustrazione di non riuscire a sentire, di non riuscire a farmi capire, o magari anche di poter appunto aver bisogno magari di un sorriso quando mi serve, capire che sto facendo la cosa giusta. Molto spesso la comunicazione che noi usiamo è una comunicazione non verbale, e attraverso lo schermo tutta la parte del non verbale, del sorriso, della battuta comunque viene meno, e viene meno soprattutto con quei bambini che hanno proprio difficoltà anche a capire che cosa c'è dietro a una battuta, che cosa c'è dietro al linguaggio simbolico, e il rischio è che si prenda tutto più come un dato di fatto. Quindi sicuramente quello che io posso vedere è che bisogna veramente ancora trovare la giusta strada per arrivare a far sì che possa essere una didattica inclusiva a 360 gradi. Ok, grazie. Vale? Rispetto a questa cosa qui? Sì, ma in generale non nella didattica soltanto, eh. Cioè, intendo proprio, cioè, una persona con delle difficoltà di relazione. Mi immagino che magari viva l'isolamento invece in maniera più positiva di una persona. Non lo so, questo è uno stereotipo che magari ho io, però che magari sia più positiva nei confronti dell'isolamento rispetto a invece chi magari è abituato. Ma sai, ci sono tante variabili rispetto a come viviamo l'isolamento, cioè che determinano poi come viviamo l'isolamento, al di là delle caratteristiche di personalità, quindi dipende anche con chi sei isolato, dipende anche come, ci sono veramente tutta una variabilità di fattori che concorre poi a determinare come ci si sente in isolamento, ecco, quindi la variabile relazionale. Sì, dico, non c'è un atteggiamento anche in caso no, non c'è una correlazione lineare, ecco. Ok. Ale, Benedetto, Marco, se avete delle domande. Se no io faccio a tutte e due, però volevo fare a tutte e due loro, poi anche a voi, però per cercare di tirare un po' le fila. La stessa domanda che ho fatto a mia sorella e alla Giorgia, e cioè, quindi ora come ci muoviamo? Cioè, con che approccio secondo voi, ora voi potete farlo, potete dare un giudizio in qualità magari di... O liberamente, oppure tratto un po' dalla vostra professione, però dico, come ci muoviamo? Puoi farla anche a Max la domanda? Sì, anche a Max la domanda, certo. Ok, va bene. Lui interveniva solo per dire questo? Perfetto. Sì, sì, direi sì.
E il suo ruolo è mettermi in difficoltà, capito? Allora, la faccio a tutti, rispondete così come faccio quando sono con i bimbi. Allora, prima rispondete, poi rispondete alla stessa domanda per tutti. Però oggi è il primo giorno di fase 2, quindi come ci muoviamo? Come ci muoviamo? Secondo voi che cosa ci dobbiamo aspettare? Inizia. Indica un bimbo. Iniziano le ragazze per galanteria. Oh. Bibi, perché ha parlato meno. Mi sentite? Provo io. Sì, sì, vai Bibi. Ok. Allora, io diciamo i consigli da portare con noi in questi, diciamo, in questa seconda fase sarebbero quelli di, come sempre, dare la giusta attenzione alle informazioni e cercare quindi di non essere sormontati da tantissime informazioni o comunque utilizzare tantissimo del nostro tempo a pensare a che cosa potrò fare nella fase 4, quando potrò, perché, come dire, il rischio è che è presente. Quindi so che è molto difficile, certamente, il cercare di vedere, ok, adesso che cosa posso fare in questo momento, no? Anche in questa fase 2, cercare ognuno di darsi e trovarsi delle risposte che ovviamente non sono e non possono essere uguali per tutti. Dall'altro canto porterei anche una parte di progettualità comunque, quindi dire ok, che cosa vorrei fare, dandosi degli obiettivi a breve termine e degli obiettivi anche un pochino più a lungo termine. E la terza, diciamo, cosa che mi sento di dire di portare è comunque il fatto di fare spazio anche a tutte quelle sensazioni di dubbio, frustrazione, ansia che ci sono, perché sicuramente più noi tendiamo ad allontanarle o comunque a cercare di lottare con queste, e più loro in realtà cercano di avere la meglio. Quindi, come dire, prenderci anche proprio uno spazio durante la giornata e accettare di provare anche delle sentimenti di frustrazione, rabbia, tristezza o comunque il non sapere cosa fare, che credo abbia più o meno contraddistinto tutti in questo periodo. La Valeria. Io aggiungo anche, mi ricollego un po' anche a quello che dicevo all'inizio, il non sentirsi forzati, no? Nell'esporsi all'incertezza di questo periodo, e quindi trovare un po' in qualche modo una propria misura nel affrontare questa fase qui a cui ci affacciamo. Interrogandoci proprio anche individualmente su quanto ci sentiamo a nostro agio nell'uscire, nell'esporci, nel riprendere un po' quella che era la nostra quotidianità pre-emergenza, ecco. E dall'altra parte, se la nostra fase 1 è stata una fase 1 fruttuosa in termini di riflessioni, di progettualità, come diceva prima Benedetta, di introspezione, provare anche un po' a mettere a frutto il lavoro, diciamo, di introspezione, di riflessione che è stato negli ultimi 2 mesi. Mi viene da dire questo. Bene detto. Ma io non lo so, anche perché non ho ancora visto cosa c'è fuori, nel senso che oggi non sono uscito dal paese, sono uscito pochissimo. Oltre alla cocciola. Esatto, non sono ancora uscito, quindi non so cosa c'è fuori, come è stata vissuta oggi anche dalla gente, da quanta gente c'era in giro, da come sono stati vissuti anche i primi. Qualcuno, Roby, stamattina mi diceva che ha preso un caffè da sport al bar ed è stato felicissimo. Io non ho ancora avuto nemmeno quella soddisfazione. Quindi sì. La sto vivendo un po' così, passo passo. Sabato, per esempio, sono andato a fare la spesa al Brico ed è stata una roba nuova, una sensazione nuova, essere arrivato a Serzana dopo 2 mesi quasi e essere andato a fare la spesa a Serzana. Quindi mi sto riadattando, come diceva Valeria, con calma, con un passo alla volta, ecco. Non sento la necessità di tornare immediatamente
a tutto quello che facevo prima, quello che dicevo anche nell'intervento di prima. Piano piano e sto cercando anche di capire passo passo come approcciarmi, insomma, non, la vivo un po' anche come una cosa nuova, ecco, non mi sento di essere tornato alla vita di 2 mesi fa, questo sì, quello sicuramente. Anche tu citavi prima che dal punto di vista professionale, Ale ad esempio, vivendo di più la città, non ha cambiato molto o tantissimo le sue abitudini anche lavorative, nel fatto di comunque incontrare persone, scambiare 2 chiacchiere, avere anche delle notizie incontrando le persone. Io per esempio negli ultimi 2 mesi ho lavorato sempre, però solo con telefono e computer, non sono mai uscito dal paese per lavoro, e anche questo è stata un'esperienza nuova, quindi anche lì dovrò riabituarmi magari al tornare a una conferenza stampa, a un consiglio comunale, a fare un sopralluogo di qualsiasi tipo, insomma, la vivo un po' così, un po' la giornata. Ok. Max, io ti assicuro... Non entra Roberto. Vai. Allora, io ascolto, io vorrei fare una considerazione. La prima cosa... di dare sicuramente una mano ai commercianti, specialmente pizzerie, vari ristoranti, eccetera, eccetera, che questo periodo per loro è veramente, veramente dura. Quindi chi ha la possibilità e ha la fortuna di avere uno stipendio, comunque fare girare un attimino qualcosa. La seconda cosa che io penso è che si possa in fretta dimenticare ciò che è stato, cioè nel senso che state tutti fuori, pronti via, e quindi sarebbe veramente un problema. E per quanto mi riguarda, io in casa ci sono stato benissimo, perché a parte le cazzate che faccio, comunque non è che ho generalmente un carattere anche abbastanza schivo, e oltre a quelle mie uscite al power così... io generalmente mi sto bene in casa a suonare, quindi diciamo che non l'ho sofferta più di tanto la cosa. Ok, grazie Ale. Io ragazzi sì, un po' aspetta che sto, cioè, veramente causa latina. Io sì, ho avuto spaccalo, modo di non alterare, di non cambiare troppo le mie abitudini, come diceva Benedetto, però per esempio sono andato a Marinella il 30 aprile e vederla così un po' mi ha fatto male, anche perché poi sono andato, ovviamente ho trovato persone che conosco e con cui siamo stati sempre, quello che dicevo prima, a quei 150 centimetri, non mi appartiene. Sono stato a Lerici, sono stato a Spezia, sono stato a Albiano, sono stato un po' in giro, a Meglia, però c'è questa sostanziale diversità di scenario, dal quale in sostanza rifuggo. Ma faccio un altro esempio: stamattina ero in comune a Salzana per una situazione anche per certi versi tragica dal punto di vista umano, dal punto di vista personale del lavoro, e se tu vai per documentare un incontro di estetiste, parrucchiere, barbieri, tatuatori col sindaco, e una di queste ragazze alla fine riesce a cosa deve succedere? Il più possibile, mi devono far lavorare, datemi la mano, perché insomma ti scontri con una situazione di necessità estrema che nelle giornate normali difficilmente trovi. Lo puoi vedere durante una fiera o un mercato del giovedì, per rimanere nel piccolo di Salzana, o a Spezia il martedì, o quando ci sono coloro che chiedono l'elemosina.
Però, no, però sai, è sempre diverso con il senza tetto o la persona che identifichi subito dalle sembianze che ha bisogno e sei anche più mentalmente disposta ad accettarla, nel senso che non ti fa più impressione più di tanto, perché alla fine poi il dramma è che ci abituiamo anche a queste cose, e invece poi vedi queste situazioni e rimani lì. Insomma, è brutto e... Io sono una persona in generale fiduciosa nel prossimo e nel futuro e spero di riuscire a trovare il modo per pensarla in una maniera positiva. E ora come ora, guarda, anche perché stasera c'è stata una brutta notizia, un fatto luttuoso, non sono nello stato d'animo migliore per pensarla positivamente. Però insomma sono felice di vedere che ci sono persone come voi che mi fanno vedere anche il lato bello delle cose, in particolare stasera, e quindi io sono anche uno che cerca linfa nuova dagli altri, quindi sto anche valutando di ritornare a essere nella mia testa, ecco, nella mia vera testa. Per forza, dove vuoi andare? Allora, prima di... No, anche... Dimmi. No, volevo soltanto dire sì, d'altronde cosa vuoi fare? Non è che poi... No, infatti. No, dicevo... Cioè, soltanto il protagonista della... Dov'è Roberto? Infatti... Where is Roberto? Ci sono. Dico, non so se volevi dire qualcosa che, però io volevo fare un mini spoiler sul prossimo lunedì di Lenia, posso? Tanto siamo in chiusura, ok? Allora, è chiusura da mezz'ora fa. Allora, sul prossimo lunedì, mi raccomando, è un appuntamento a cui tengo molto. A questo ci tenevo molto. Papa Francesco sarà con noi. No? Non è Papa Francesco. Esatto. No, non sarà Papa Francesco. Allora, a questo ci tenevo molto, perché queste sono le mie amiche e è stato bello che parlassero con noi. Ma lunedì sarò molto emozionata io nel presentare nel proporvi la serata che ci sarà, perché no, è inutile che fai così. Cosa fai così te? No, così no. Mettiamo le mani avanti. Dai, allora, lunedì 11 maggio avremo Manuel Apice. Ora, Benedetto, lo conosce già. Alessandro, chiedo di esserci lunedì 11 maggio, perché questo ragazzo è un talento veramente alto, che ha vinto dei premi molto importanti e che abbiamo proprio nella nostra provincia. Quindi voglio dire, un po' come è successo con Francesco, tra l'altro poi loro sono amici, si conoscono, hanno avuto anche delle collaborazioni, dei percorsi vicini. Quindi ci tengo moltissimo. Su di lui ho scritto qualcosa di recente, è veramente, io sarò muta quella sera lì perché non riuscirò a dire niente, e lo accompagnerà anche qui da una collaborazione nata per amicizia, Jonathan Lazzini, che invece è un ragazzo che ora sta studiando al Piccolo Teatro di Milano e che ha partecipato diverse volte anche nei nostri territori nella lettura di poesie, che di recente ha scritto un libro di cui spero che ci parlerà. Quindi avremo musica e poesia autoctona, quindi è anche bello questo, insomma, perché vedrai, Ale, molto, che ti piacerà. Perché Francesco, sul cantautorato, eccetera, ti piacerà molto anche Manuel. Quindi questo. Molto bello. Dire. Tra l'altro Francesco, poi ho avuto occasione di intervistarlo e spero che possa uscire nei prossimi giorni la mia intervista. Sì, vedrai che ti entusiasmerà anche Manuel, che è molto più giovane di me, quindi è un ragazzino di 24 anni che in realtà... Lui lo dice sempre, dice, io ho iniziato a perdere i capelli perché a 13 anni ascoltavo Guccini, quindi comunque poi capirete la personalità di questo ragazzo, insomma, e siamo molto legati. Basta, io ho finito.
Non ho nulla da chiedere per torturare queste ragazze ancora. Allora, io aggiungo, domani sera, gli appuntamenti di questa cosa interminabile, domani sera facciamo... Domani sera facciamo 8 del divano. Domani sera facciamo 8 ristoranti invece che 4 ristoranti. Ci abbiamo 4 8 ristoratori. Aspetta che Ale mi è ricaduto. No, no, ci sono. Okay. C'hai 8 ristoratori? 8 ristoranti facciamo domani sera. 8 ristoratori. 8 ristoranti. Batti, cioè raddoppi anche Alessandro Borghese. Raddoppiamo, 8 ristoranti. E poi mercoledì, salvo imprevisti, dovrebbe essere un'altra volta con noi Angelo Gemignani, e quindi vediamo che esperimento va avanti. Giovedì e venerdì siamo ancora scoperti, ma si copre in un attimo, perché qua mi sa che, perché poi c'è un ragazzo sotto che sta aspettando la risposta di Francesco Moser, quindi quindi vediamo, o Ale che deve fare una telefonata particolare, vediamo come si sviluppa la cosa. Grazie a tutti, insomma, un piacere. Buona serata. Grazie Valeria, grazie. Ma stiamo salutando. Buonanotte a tutti, è stato un grande piacere, chiedo scusa ancora, l'ultima volta che salterà. Vai da Tiberio. Non salterò più. Non la fare mai più. Non lo fare mai più. Ciao, Bibi. Ciao a tutte, ciao Bibi. Ciao.